Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Grandissime, grandissime. Sto condividendo oggi la live, stiamo sfarmuzzando. Ma perché? Condividi su. Ciao ragazzi, come state? Allora, devo ringraziare prima di tutto Verset e Alison per il follow. Grazie ragazzi, grazie ragazzi. Dai che siamo arrivati ai 5,70, amici miei. Adesso il prossimo. Uè, Ailes Gacy, Nello! Grande! Certo, si fa tutto, amigos. Si fa todos. Si fa tutto Nello, si fa tutto, si fa un po' di Sardegnuzza, si fa esperienza sul circuitozzo, devo ancora finire la patente, devo fare un sacco, Ailes Gacy, grandissimo, grandissimo. Ieri è stata seratozza paurosa, adesso facciamo serata relax. E come si dice, come sfarfallazza il mio volantozzo. Stavo vedendo per il Fanatec Didi Pro, poi tra l'altro, e mi è passata subito la voglia perché è completamente esaurito da tutto, sia anche dal sito Fanatec, quindi ragazzi se lo stanno a magnà il Fanatec, altro che il grano. E come si dice, devo fare un sacco di robe, visto che l'amico Sharder stasera non c'è, credo che l'online non lo faccio, ma vado a fare lo sport. Vado a fare lo sport perché mi manca quel trofeo lì e quello degli escapes e poi il famoso patentucola. La patentucola mi manca e quella pista lì ci provo stasera. Ci provo perché sinceramente, amici, è una pista che mi piace, la macchina no, non sono neanche riuscito a comprarla quando la vendevano settimana scorsa, 18 milioni, e quindi ciao Davide, amico mio. Stasera si parla di autos, Davide, der Lieb Autos, come dicono i nostri vicini amici tedeschi, der Lieb Autos. E facciamo un sacco di roba, Davide. Sono molto contento del tuo TV. Grazie di aver seguito i miei consigli perché il Full Array è tanta roba, come i tuoi occhi stanno vedendo, no? I tuoi occhi sono come fari abbaglianti e il tuo TV è Full Array, è lì davanti. C'è una canzone che fa così. I tuoi occhi sono come fari abbaglianti e il tuo TV Full LED Array è lì davanti, Davide. Ti ho dedicato anche una canzone. E tanta roba. Facciamo un bel po' di roba. Allora, per rispondere a Nello, si fa un po' di tutto, Nello, perché probabilmente non so quante macchine tu hai. Ciao Manuel! E non mi dà neanche di sapere, se non vuoi dirmelo, quante ne hai, ma io le ho tutte, quindi praticamente quasi tutte, la vera cosa è quasi tutte. Mi mancano solo queste qui, le ultime che stanno uscendo, penso. Ma Nello, il discorso, hai ragione, ma non sto farmando con la come si dice, con la cazzo, non mi ricordo neanche più come si chiama, aiutatemi raga, com'è con la Tomahawk, no? Ma sai quanti 380 milioni mi sono fatto io per avere tutte le macchine? Uè, Manuel! Ah, lega quello che ho scritto su WhatsApp. Dopo lo leggo, Davidino. Sono in piena gara e dopo lo leggo. Tomahawk, bravissimo. Lì era proprio farming e rottura di scatole. Io sinceramente a farmi la Sardegna è una delle piste che preferisco di più di tutte. E quindi cerco sempre con la mappatura economica, perché chiaramente poi non ci stai dentro. Cerco sempre la TV una bomba, perfetto, perfetto, amore mio, no, no. Sardegna. Non ti piace la Sardegna? Ah. Facendo farming hai detto bene, quindi è uno schifo.
Ma è un po' come tutti i giochi di Dark Souls, insomma, tutti i Souls-like, si farma. Poi c'è il ragazzo che arriva e si fa, come si dice, si fa i 76 boss di Elden Ring senza, col pugnale, senza neanche aver fatto un livello di farming. Purtroppo non è, io non sono così forte, mi piace farmare, ma correndo, quindi io questa me la sto facendo. Tra l'altro l'ho fatta anche con l'Audi e devo dirti la verità, ho fatto un assetto Audi pazzesco, adesso dovrò, finita la live, dovrò fare il video come ho fatto quello della Huracan, molto bello, che me l'ha passato l'amico Kevin, grazie Kevin, e l'abbiamo provato anche con Sharder Design. Comunque io e Sharder abbiamo creato l'Accademia, Marco Drums Games e Sharder Design, e più avanti faremo anche delle gare insieme. Poi tra l'altro a fine mese ci sarà il Formula 1 2022, che ci sarà anche lì l'Accademia Italia di Marco Drums Games e Sharder Design, e possiamo correre anche insieme. Poi tra l'altro chi entra nell'Accademia, ognuno deve essere responsabile di come corre, chiaramente. E come si dice, si fa un po' di tutto, si fa un po' di tutto. La cosa che mi preme fare è, ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi, dai che siamo arrivati a 570 follower, dai raga, un'altra piccola piccolo sprint, arriviamo a 580, dai, entro il weekend vediamo se riusciamo ad arrivare a 580 amici. Uè, ciao Verset! Oh, grazie mille prima di tutto. Con il gioco in solo dovrebbe uscire ogni mese. Esatto, grazie tutto del follower, amico mio. Grazie. Hai ragione, hai ragione. Allora, io ho platinato Dark Souls 3, Bloodborne e non mi viene in mente niente. E Demon Souls, no, Demon Souls l'ho platinato? No, ho finito, mi sa, non l'ho platinato. Vabbè, non lo so, non me lo ricordo. Però io amo i giochi così e mettermi dietro a farmare, a fare le stesse cose, ma non fare le stesse cose per fare gli stessi errori, fare le stesse cose per imparare a giocare. Io il farming puro sui giochi di macchine lo vedo come un imparare la pista, cioè se io faccio una pista che mi piace con una macchina che va veloce e vinco, quindi non ho l'incertezza, diciamo, perché stasera devo comprare una macchina e portarvela in live, so che vinco, quindi 700.000 sono già nel cassetto, è solo questione di 25 minuti che li faccio. Poi mi metto dietro a cercare di correre il più possibile, stando comunque anche a leggere i messaggi vostri e rispondervi, perché comunque è una distrazione, no? Non si riesce. Se voi vedete le gare dei mega pro, non parlano con la gente, non cagano neanche la gente che scrive. E quindi, diciamo, voglio fare un mix, amici miei. E niente, basterebbe fare un'esperienza circuito. Sì, ma le esperienze circuito ne ho fatte parecchie, sono anche, su certe sono anche primo. Sì, beh, dipende dal circuito, 1.000.000 in 5 minuti, forse su quella americana l'ho fatti anch'io. Ciao Giulia, grandissima! Invece ce ne sono tante altre Nello che faccio un po' fatica, nel senso che devo farla, rifarla, 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 rifarla finché poi la faccio, come le patenti, no? Ce ne sono qualcuna che veramente mi tira scemo, mi ha tirato scemo qualche patente, poi soddisfazione quando la fai, perché poi alla fine, tipo quella della Formula 1, no? Non so se te lo ricordi Nello, era bella tosta. Era bella tosta, poi l'ho fatta, sono riuscito e basta, non tornerò, penso mai più a farla. Però sono anche soddisfazione. Ciao amici di Twitch, grazie a tutti ragazzi, 570 follower, ringrazio sempre gli amici, ringrazio sempre Amazon che ci permette con Twitch di fare delle live e stare insieme. E Laguna Secca si è fatta al primo colpo. Beh, tu sei bravo, amico mio, io purtroppo devo starci dietro un po', sinceramente. No, al primo colpo tu. Ah no, io l'ho fatta penso 30 volte ho dovuto farla. Prima che imparavo perfettamente a far tutto, a non sbagliare, a uscire fuori. No, sono, non sono a questi livelli, ho molta voglia di giocare, ho molta voglia di giocare a questo gioco, poi ho molta voglia di giocare a Formula 1, che domani farò la gara intera, ragazzi, come quella reale, che tra l'altro non so neanche dove sono, quindi devo andare a vedere dove sono.
perché una volta avevo Sky Sport con Formula 1 e MotoGP, dopo mi sono rotto le scatole, anche perché poi gioco e quindi non l'ho più rinnovato, ho vabbè, tutti gli abbonamenti possibili e immaginabili, infatti la maggior parte non è Disney, Netflix, Amazon, Prime Video, Sky, però non ho Sky Sport, anche perché lo sport è l'unico sport che seguo, oltre il DTM o il rally, queste cose qui, il track. Giulia Adda fa il demone toro. Ah, Giulietta! Hai visto che brava la Giulia? Grandissima, amica mia. Grandissima, grandissima. Il demone toro. Grande Giuli, grazie per aver portato il tuo amico, grandissimo, grandissimo. Sul mio canalozzo anche, grazie, grazie. Ciao Nello, buona serata amico mio. Non so perché te la sei presa quella volta là, ma mi spiace, davvero. Vabbè, ciao. Allora ragazzi, no, voi non potete capire che sudata. Davvero? Cazzola. Incredibile, Giulia. E dopo lo vado a vedere, mi ha fatto morire dalle risate. Infatti anche a me di solito mi fa ridere la Giulia, non perché prenderla in giro, ma perché fa ridere che continua a morire e fa cose strane. Sì, è bello, è molto carino. Ah, va che bello che non va neanche sul computer stasera, che bello proprio. Che bello che non va. Un po' di pazienza, mi dice il computer. Oh, il computer è partito. Mi diceva un po' di pazienza. Un po' di pazienza de che? Grazie per tutti i consigli. Grande, grande Verset. Grandissimo. Guarda Verset, io ero a giocare giovedì sera, che poi tra l'altro c'erano solo dentro 20 persone a vederlo perché i giochi GDR non interessano tantissimo. E praticamente che cosa è successo? Che stavo giocando Spill Force 3 Reload, Remake, una roba del genere, e c'era il mitico Lord che lo guardava e tra l'altro, no? Sì, infatti, grazie Verset. E tra l'altro il giorno dopo mi fa il mitico Lord: mannaggia te che mi hai fatto vedere un gioco fighissimo, che ne ho altri 10 da finire simili, e l'ho comprato. E quindi l'amico Lord si è comprato il giochino che stavo giocando, quindi. E l'amico invece è Davide, che è qui con noi, che anche lui è il canale Davide La Monica, si è comprato il TV che gli ho suggerito io, un bel Full Array Sony, che sono uno spettacolo i Full Array. E niente. È vero Giulia. Incredibile. Sì Davide, bravo, hai fatto bene. Perché come ti dicevo, gli OLED hanno quelle problematiche e hanno gli OLED belli costano un botto e non hanno tutto quello che ti dicevo, insomma. Poi ognuno fa quello che vuole, perché le televisioni sono tante e gli occhi sono tanti. Grande Giulia, sì, c'è il mitico Davide La Monica, Giulia. Sta portando un gioco fighissimo, tra l'altro, Giulia. Bisogna seguire il canale di Davide quando non siamo nella live di Marco Drums Games, perché ha portato The Quarry, si chiama. È un gioco che è uscito ieri. Molto bello. Oggi l'ho portato sul canale. Sono andato prima a vederlo sul suo canalino e merita. È un horror, quindi a me gli horror, non vi dico la verità, non è che sono un fifone che me li sogno di notte, però... Poi in questo periodo robe che mi crea ansia non mi va, mi piace più roba... vedi Giulia, quindi vai a vederti Davide, il canalino di Davide, grande Davide, che porta The Quarry, o Quarry, insomma, penso si scriva The Quarry, che si pronunci The Quarry. Comunque, allora, adesso abbiamo quasi finito la garetta e andiamo a farci... Allora, prima di tutto andiamo subito a provare se riesco a fare... l'oro sono io che ammazzo. lo so Giulia. Oggi, amici miei, abbiamo provato a fare insieme al grandissimo Lord Marco Scharder e anche il mitico Morris Maurizio. Maurizio è il papà, Morris è il figlio, quindi ho sbagliato. Morris Gamer. Gli preferisco vedere
live alternative, non faccio parte della migliaia di pecore che guardano il pro. Oh, grande Verset, grandissimo, grandissimo, ed è grazie a persone con la mente aperta come te, io direi sinceramente, perché io ho fatto 30, allora da 8 anni a 6 anni fa, ne ho 44, vabbè, una trentina, più di 30 anni a suonare, e ho trovato veramente delle persone, i musicisti, con il cervello aperto, con la mente aperta. E devo dire che anche qui sul canale ho trovato fortunatamente tanta gente come Giuli, Lord, te adesso in questo momento e tanti altri con la mente aperta, perché non è una questione di massa, è una questione che la maggior parte si vede 1000 persone dentro e va dentro anche lei senza avere un suo uè, Zio Mario XD, bisogna seguire anche lui, ragazzi, grandissimo, stavo dicendo Zio Mario, grande. Facciamo collaborazione io e lo Zio Mario adesso sta settimanella, vediamo se riusciamo a fare roller coaster o Fall Guys. Allora, il 21 c'è Fall Guys gratis, eh. Possiamo poi fare una serata Fall Guys tutti insieme, chi ha la play, giocare con me, ragazzi, senza problemi. Oggi ho provato a fare... devo mangiare, a dopo. Ciao, 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 Verset, grande, grande, buon appetito, buon appetito. Oh, ti aspetto, torna dopo, amico mio. Ecco, grande, grande, grande Verset. E Zio Mario, stavo dicendo, no, che oggi abbiamo provato a fare Farming Simulator con tre webcam, anzi in teoria erano quattro anche per il grandissimo Maurizio, e non è stato difficile usando VD, aiaiai, che botta, VD o Ninja, perché mi passano il link e io lo butto dentro in OBS. Il problema è sempre degli scatti del mio computer, che vabbè, finché non cambio computer non c'è soluzione, però anche un Farming Simulator che si vede un po' scatti non è che sia tutto sto gran problema. La problematica è stata l'audio, che non so come si fa a importare in OBS da Discord, e quindi è stato un casino e ho fallato la live e non abbiamo fatto nulla oggi, ma oggi ci sarebbe stata una due ore o tre ore a Farming Simulator insieme all'amico Sharder, Design, Marco e Lord, Gimbal, il mio amico Alessandro, il futuro marito della Giulia. Vero Giulia? Vero Giulia? Giulietta? Ma diciamo che secondo me la cosa migliore sarebbe usare Discord con la telecamera e l'audio. Puoi anche lasciare così, mamma. Diciamo la cosa. Non c'è il cosino rosso là. Come si chiama? Lo spritz, non ce n'è più? Neanche giù da basso? C'erano tre bottiglie, no? Prova a vedere, mamma. Se c'è, ecco, ghiaccio, vada Dio. Grazie. Ecco, Giuli, stavo parlando di te e tuo marito e sei sparita. Cioè, te e tuo prossimo marito e mi sei sparita così. Vabbè, fa niente. Ma il discorso non me lo ricordo più, Giuli. Fosforo. E non mi ricordo neanche cosa stavo dicendo con Zio Mario, sinceramente. Forse qualcosa... Ah, sì, di Discord. Ah, ok, amica mia. Ciao, Kevin! Kevin che arriva con quattro tipettini che salutano. Grande, amico mio. Come stai, Kevin? Tutto bene? Oh, ma quando arriva sta console, Kevin? Ciao, amici e amiche di Twitch. Buona serata a tutti e a tutte. Bene, bene, grande, Kevin. Io sto bene, ma sinceramente mi mancano le serate e le giornate a giocare insieme, ti dico la verità, amico mio. Oggi abbiamo provato a fare Farming Simulator, ma non ci siamo riusciti perché c'era un audio incasinato che faceva tipo riverbero e non riusciva Marco a condividere la sua webcam, ma era una live fichissima con Farming Simulator con tre webcam, quindi tanta roba, ragazzi, tanta roba. Allora, dai che corriamo gli ultimi giri, poi andiamo a fare esperienze sul circuito. No, è andato a mangiare, Giuli. Mi ha detto che andava a mangiare e io gli ho chiesto se tornava dopo, era già sparito, quindi penso che abbia detto, oh, ciao ragazzi, vado a mangiare, e ha chiuso. sì, amica mia. No, penso che torni dopo, spero, insomma, dai. Ciao amici e amiche di Twitch, grazie a tutti. Siamo arrivati 570 follower. Dai, se non siete iscritti al canale, stavo andando dritto. Iscrivetevi ragazzi, dai che facciamo dei bei... non lo so, devi aspettare un attimo, Giulio.
Adesso non c'è, quindi non la vedo. Aspetta che tanto torna, credo. Credo, c'è? No. Non è questo, eh? Chiudi la porta, c'è. Ok, e niente, eccoci qua. Olli, ma non vieni di fianco a papà. Marco, tu devi da vedere. Ok. E fammi vedere. E come fai a farmelo vedere se puoi solo che scrivere, Giulietta? Oh, che botta. Oh, che botta. Oh, raga, ho fatto due giri di botte. Allora, domani, amici miei, vi aspetto la chat. Io sto vedendo la chat, ma non c'è nulla. Aspetta. Ma non sta funzionando stasera, Giulia, il mio computer, eh? Ti dico la verità. Aspetta che lo chiudo, lo riapro. Non riesco a capire per quale motivo ogni tanto fa stupid. Ciao ragazzi, grandissimi, benvenuti a Marco Drums Games Channel. Vediamo, non vedo nulla. Ma fa una fatica a caricare, Giulia, che tu non puoi neanche immaginare. Ti diamo il benvenuto alla chat, mi scrive addirittura. Tu pensa come è incasinato stasera. Ok, non vedo niente, Giulietta, quando poi lo fai, se mi dici, non vedo assolutamente nulla, ma penso che sia il mio computer che un po' stasera non gli va di lavorare. Il mio computer dice no, stasera Marco Drums Games non ti faccio vedere la chat. Ascolta, posso sapere che hai detto prima di noi con falsetto? Ho detto qualcosa che ti deve sposare Lord e poi non mi ricordo, sinceramente. Ti dico proprio la verità. Fosforo, ciao ragazzi. Eh sì, esatto. Glielo ho detto. Glielo ho detto che Lord ti deve sposare. E che cacchio. Eccolo, è arrivato. È arrivato lo sposo. Auguri agli sposi. Bello, come stai, amico mio? Stavo dicendo agli amici che oggi abbiamo provato a fare Farming Simulator di social. Va bene. È un duro lavoro, Giulia. È un duro lavoro che bisogna fare. È un duro lavoro di... Come quando ti devono vendere il folletto, no? Non è che ti chiamano e uno lo compra. Sono pieno come un uovo, magari io a mettere una bacchetta, Carla, raga. No, la rassegnazione non va mai. Non deve esistere. C'è sempre speranza per tutto. Anche nei momenti più bui bisogna sempre sperare il meglio. Sì, Verset è andato a mangiare. Io non so se è dentro, ragazzi, perché davvero la chat non la riesco a vedere col computer, stasera non sta caricando. Grande Giulio, sempre e solo tira innanzi, mai mulà, come dicono gli amici emiliani, mai mollare. Grande Lord, grandissimo, benvenuto amico mio. Ok, siamo Lord arrivati a 370 amici di Twitch. Stasera ci facciamo un paio di orette insieme. Adesso ho finito di farmare, di fare Sardegna con la McLaren BMW, che secondo me è una macchina pazzesca, pazzeschissima. Oh! Grazie Giulio, scusa, non era per quello, ma perché gli sono andato addosso. Ho cambiato e mi sono tamponato l'Audi. Che poi tra l'altro ho trovato un assetto dell'Audi pazzesco che dovrò condividere sul mio canale YouTube. Giulio, se puoi mandare ai nostri amici il mio canale YouTube, grazie mille. E dovete capire che la Giulia è la mia grandissima moderatrice insieme a Lord, fanno dei sondaggi pazzeschi. E ecco, grazie che ti ricordi anche qual è quello di YouTube, perché io normalmente devo farlo tutti e tre per ricordarmi che cos'è. Allora, punto esclamativo social, punto esclamativo mitico, punto esclamativo merch, compra per tutti i miei link
al merchandising YouTube e Twitch, ragazzi. Però vabbè, Twitch lo state vedendo, quindi insomma l'ho fatto un po' per niente quello di Twitch, vi dico la verità. Era meglio se facevo quello di Facebook piuttosto che quello di Twitch. Però. Che legnata che ho preso sul fianco destro, eh? L'ho sentita proprio anche qui a casa. Allora, adesso poi andiamo a correre col volante, ragazzi, non è qua per niente il mio Logitechino, anche se ieri Carlo gli ha dato due belle legnate sul freno e sento che è un po'... Oh, incidente! Incidentoschi di gara, avete visto? È stato tamponato. Minchia che legnata che ha preso. Se si rompeva la roba, come in Formula 1, vedevamo pezzi in giro dappertutto, eh? Bandiera rossa e rimozione dei mezzi. Però vabbè, il Gran Turismo non si spacca nulla, è il bello anche questo. Domani invece faremo Formula 1 alle ore 14 e facciamo tutta la lunghezza della gara, che sono a... Giulia, potresti farmi una cortesia grandissima? Mi guardi su Google dove corrono davanti la gara, domani la gara di Formula 1? Per piacere, così almeno diamo informazioni reali ai nostri amici. Grazie Giulia. Google, scrivi gara Formula 1 domani o 12 giugno 2022 e ti viene fuori il circuito. Grazie Giulia, grandissima, grazie. E speriamo che venga a trovarci anche l'amico Morris Gamer FPS, che sarebbe il mio amico Morris, e anche il mio amico Maurizio, che è il suo papi, che è fantastico. Maurizio, un grande amico. Caspita, muretto. Ciao amici amiche. Dai che manca... Ah no, è già l'ultimo giro. Oh, che bello. Andiamo a prenderci la Caterpillar, la Chaparat. Andiamo a prendere la Chaparat. Mi mancano pochissime macchine, amici miei, per averle tutte. Pochissime, tipo una quindicina, penso, la Cataraz. Esatto. Adesso la vedrai che mezzo. Vedrai che bel mezzettino che andiamo a ciapà. Marco Drums Games... con l'amico, no, forse non riusciamo a ciaparla, perché 2.400.000, però andiamo a farci un po' di prove. Guardate che bella la livrea di Shadow Design di Marco Drums Games, Le mie livree e il canale di Marco Drums sono unici al mondo. Stanno arrivando un sacco di messaggi, mi sa che è la Giulia che mi ha scritto la gara di domani. Allora, domani sono a... domani Gran Premio d'Azerbaigian. Mamma mia, lo odio. L'Azerbaigian lo odio, vabbè. Ok, domani dobbiamo farci un'ora e mezza di Azerbaigian. Va benissimo. Grazie. Ah, grazie, multiple person live stream. Grazie Kevin. Grazie amico mio che mi hai mandato il link per vedere come si fa. Grazie. Ok ragazzi, dai, andiamo a correre. Fare quello che volevi fare oggi. Grazie amico mio. Oh, almeno vedo un video, perché ce ne ho visti 3 o 4, ma non è che proprio tutti i video del web sono fatti bene, sinceramente. Diciamoci le cose come stanno. Hi Kevin. Allora ragazzi, ieri sera abbiamo comprato questa bellissima Miura. Questa bellissima... Uè, Jack! Amico! Mitico! Anche tu sei mitico. Guarda, è arrivato Jack e gli faccio vedere... Ciao, Jack! Gli occhialini da mare. Bellissimi, eh? Lord ce li ha col gatto, gli occhialini. Metti il gatto con gli occhiali, Lord. Grande, Jack. Grandissimo. Allora, ieri ho preso sto rottame, che è una macchina pazzesca, però sempre un rottame è. Poi ragazzi, c'è le livree, che se volete venire a giocare con noi quando giochiamo insieme, vieni amore mio, vieni Oli, vieni qua Oli, vieni amore, vieni. Guarda che bella Oli, non si vede neanche la mia cagnolina. E quando giochiamo insieme, ah che belli, che bello quello verde con gli occhiali, ah... Marco, sì signore Davide, un super rottamozzo, sì. Allora, e questa invece ragazzi è la nostra livrea della scuderia Italia, del team Italia,
Team Italia, Scuderia Italia, che è squadra corse di Marco Drums Games Channel e Charter Design. Quindi se volete correre con noi, andate e scaricatevi giù la nostra livrea e potete correre con noi. Se fate live e volete anche voi comunque condividere il nostro progetto, potete anche usare le livree per fare le vostre live. Ok ragazzi? Allora, patentucola. Proviamo a fare la patentucola, raga. Allora, per la patentucola, io non so assolutamente. Proviamo a farla con col volante, ragazzi, eh. Ciao amici e amiche di Twitch. Leopardato. Ah, dai, dai. La migliore leopardata non ci avevo mai pensato. Però adesso che me l'hai detto, dopo la vado a fare. Ricordamelo. Tanto questa mia battaglia con la patente penso che durerà poco stasera. Oh! Guarda la sta macchinucola. Grande Verset. Grandissimo. Io spero sempre, ragazzi, quando faccio patenti e roba del genere, nel colpo di fortuna, nel senso che vai dentro, ti viene la botta di fortuna e si fa il tempozzo alla prima botta, tanto così casuale, ma purtroppo a me con i trofei e le patenti non c'è niente di casuale. Oppure come diceva l'amico Nello, che lui riesce a farla la prima botta, caspita, è grande, grande Nello. Io devo provarla 50 miliardi di volte le cose. Eppure non è che sono proprio scarso, però. Poi dipende, ci sono serate che vanno un po' meglio e altre che vanno un po' peggio, però. Ah, ah, grande. Gli ha fatto venire la voglia di pizza e l'ha mangiata, grande. Mi è piaciuta sta roba e l'ho mangiata. Allora, di capire, Verset, che questa gara qui è tanta roba difficile, perché grande, dovresti aiutarmi anche me su questa pista, Verset. Qui che vado lento, qui ragazzi che vado veramente lento. Dai, fai sta curva. No, 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 scemo! Ci sono rimasto male, ragazzi. Ci sono un po' rimasto male, vi devo dire la verità. Pensavo già di aver fatto il tempozzo, invece ci sono veramente rimasto male. Ed è tutta così, ragazzi, questa qua. Andata, andata ragazzi, andata, no, 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 forse no, l'abbiamo salvata, dai, dai, dai. Lord, guarda che roba, guarda, guarda. Ero già morto. Cioè, Lord, davvero, questa pista, questa cosa ha fatto tribulare, io seguo un sacco di gruppi di Gran Turismo, no? E è stata la più tosta di tutte, è anche quella che poi dopo dà più soddisfazioni, perché se riesce a farla, diciamo che è tanta roba. Però se vedi come la fa lui il computer, ti fa anche girare le scatole, perché lui è assurdo, va a velocità folli e al computer non gli succede mai niente, no? Guarda qua, guarda qua, guarda qua. La proviamo ancora un po' di volte e poi andiamo a fare le gare sul circuito, ragazzi, perché non c'ho voglia di esasperarmi e tirarmi scemo proprio a sabato sera. Ah, ok, ok. Souls, Diablo, Far Cry, sì, sì, sì. Anch'io adoro quei giochi lì, li adoro tutti, li compro tutti. Sì, 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 sì. I giochi di auto mi piacciono un botto, però la competizione mi piace di più quella tra gli amici, nel senso mi piace giocare con gli amici, se si dà una sportellata anche non succede niente, e mi piace giocare
per divertirmi con gli amici. A me di andare dentro nel... Ma no, ma sei scema macchina? Ma quando mi ha cambiato la terza, la quarta? E avere la competizione per forza di arrivare primo, se no mi arrabbio, non mi interessa, non mi è mai interessato neanche nei giochi tipo Call of Duty. Io porto anche giochi come Call of Duty, però, Verset, anche giochi alla Fortnite, giochi Roller Champion, un po' tutto, insomma, a me piace comprare un po' tutto. Grande, grande Lord! Persevera, vedere che ce la fai, è vero, è vero. 86, grande Verset, io sono del 78, amico mio. Ai, no, ti prego, ma perché devi andare fuori? Grande Jack, per fortuna che ci siete voi, ragazzi, a darmi un po' di forza, di volontà. Perché sta macchina è una merda. Tiene poco la strada. No, tiene di brutto, Lord. E c'ha anche le gomme da pioggia sto rotame, eh? Cioè, fra l'altro, è un Porsche. Io le odio le Porsche. Hanno una tenuta di strada tutta loro. Devi imparare come guidare la macchina. Sono assurde le Porsche. A me non piacciono. Mi piacciono talmente tanto di estetica e il cruscotto con i 5... manometri, insomma, come cazzo si chiamano quelli lì della velocità e tutto, ma sinceramente le Porsche, guarda, ma dai, ma se l'abbiamo fatto 50 volte. Ciao amici, scusate, ma sto provando a fare questa benedetta patente per avere il trofeo, l'ultima patente, la più difficile del gioco. Ci proviamo ancora qualche volta, poi. Ma stai zitto, mia moto, che mi fai arrabbiare ancora di più. Entrano questi qui a dire, ma vai a vederlo, scusa, non sei capace. Ma non sei capace di che? Che è la macchina che non è che sia tutto sto bucio. Sì, infatti, sì, assolutamente, Verso. Con la Panda questa qui l'avevo già fatta, ma da mo. Il problema è che, allora, ha piovuto un botto. C'è una striscia sottile che a volte non si vede neanche perché è talmente, vedi qua tipo in salita come fa a essere ancora bagnata. Vabbè, guarda, non si può prendere assolutamente il bagnato, ma c'è un sole che spacca. Quindi io questa pista, questa prova non l'ho capita molto. Esatto, con 3.000 lire il falegname la faceva meglio sta pista. Esattamente. Non ho capito. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Mega sabato sera insieme a Marco Drums. Dai che ci facciamo 4 corsette, chiacchieriamo un po'. Scrivete nella chat, amici miei, e se volete scrivete nella chat, amici miei, ma l'ho appena detto. Se volete iscrivetevi nella chat, no? Sarebbe iscrivetevi al canale, scusate ragazzi. È che correndo. Allora, il problema non è farla frenando. Guarda qui, ma dove vai? Ma perché fai così che l'ho fatta 50 volte in terza? Il problema non è perché a fare 2,27 l'ho fatta più di una volta, l'ho fatta un sacco di volte. È trovare quel pelo in più da poter battere e fare oro. È quello che mi serve a me, perché per finire l'ho già finita. È che ho una fatica, faccio una fatica incredibile a vedere la zona pulita. Il Blade è figo, io l'ho finito il primo, però veramente sì, è bello angoscioso. Seguire proprio la mente di la tipa è tosto, eh. Grazie Giulia, grazie, gentilissima amica mia. Sì, comunque è vero, a volte devo correre e parlare con voi, a volte penso di fare... di avere un italiano non proprio italianifico. Sì, adesso vai anche fuori nei punti dove non sono mai andato, dai, su,
Mi raccomando. Eccola qua. La scia. Adesso arriviamo nel punto. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Scrivete nella chat così vi saluto, e se non siete follower iscrivetevi al canale, amici miei. Portiamo un sacco di giochi oltre al Gran Turismo 7, che è bellissimo, gioco di punta, e Formula 1 2022 che arriverà a breve. Domani farò tutto i giri della gara normale al circuito dell'Azerbaigian, quindi se fanno 60 giri, 40, quello che è, li farò anch'io. Ok ragazzi, quindi venite a trovarci domani alle 14, cominciamo la gara di Formula 1 insieme. Frena. Dai, 26, vedi? Vedi? 29, basta, 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 basta. Ci deve essere un punto che... Sì, sì, fosforo, fosforo, ma qui è una cosa incredibile, incredibile ragazzi, sta pista, incredibile. Incredibile. Incredibile, fammi vedere solo un secondo una cosa, tanto perché volevo vederla io. Allora, Ciro Vitiello, Corallo e un altro che non riesco a vedere ce l'hanno fatta in 2.24, 2.23, così, ok, perfetto. Tra l'altro è mio amico, ma devo capire Ciro come è riuscito a farla questa, perché effettivamente ha fatto un bel tempozzo, ha fatto un bel tempozzo, ha fatto un bel tempozzo. Allora, vediamo un attimo cosa si può fare. Possiamo andare a comprare la Chaparat? Vediamo un attimo, ragazzi. Sul Game Pass ci sta ancora Alien Isolation. Alien Isolation è bellissimo. 2.5, ragazzi. No, no, no. Non possiamo ancora comprare la Chaparat. Ha messo la Aston Martin. 5 milioni. Finita una, ragazzi, ce n'è un'altra. Finita una, ce n'è un'altra. Anche perché io volevo farvi vedere un secondo la quantità di automobili che mi manca, pochissime. Allora, me ne mancano 4 coreane, 2 tedesche, 2, 3, 4, 5 giapponesi, 5 una italiana, 2 del Regno Unito, questa che è Stati Uniti, che uno la compro stasera, che è la Chaparat, ok? E quindi Stati Uniti la compro, e 2 altro. Quindi ragazzi, siamo proprio gli sgoccioli, eh? Quindi anche per quello ci tengo a farlo, perché insomma... Allora, abbiamo bisogno di un pochito di... Quella pista lì davvero è tanta roba. Vediamo un attimo se riusciamo a fare l'esperienza sul circuito. Come ci diceva l'amico Nello, che pagano bene. Allora, proviamo un attimo a vedere se riusciamo a farlo. Allora. Queste sono le esperienze sul circuito, raga. Ok. Come sempre, partiamo dalla più scarsa. E adesso dobbiamo rifarla finché non facciamo l'oro. Giusto, amici? Amici e amiche. Amici e amiche. Esperienze sul circuito, poi andiamo a farci le garette online, eh? Andiamo a farci delle... Uè, Loki! Allora, una riviera per ogni disciplina. Come il drift. No, ma non te lo... Non ho capito la fine. Voglio una nuova livrea.
Eh beh sì, adesso Sharder pian pianino lo fa, adesso c'è la livrea per tutti, Loki che era quella delle corse, no? Mannaggia la patatoschi! E comunque Lord, no, Loki, t'avevo fatto il raid e non c'eri, l'altra sera, quindi volevo dirtelo, poi sei sparito ieri sera, pensavo. Ciao Lochino, Lochino, Lochino. Dai. Allora Loki, ho provato a fare anche la parte... Oh! No, per 12 millesimi, ma vaffanbrodo, dai. Porca loca. Sempre così io. Ah, ok, no, ma pensavo che... Poi alla fine, infatti, ti ho visto che non eri in live, ho detto, oh, cazzarola, mo chi... E allora non ho fatto nulla. Oh, vedi? No, 9,75! Ma no, mannaggia, mannaggia, devo rifarla. Vediamo, dai. Dai, questa ce la... Sì, questa ce la posso fare. Devo solo capire quando frenare e quanto frenare. In terza devo andare in seconda, devo andare. No, troppo. Devo far scorrere di più la macchina. Addirittura sto peggiorando. Giulia Salentini ovunque. Bella lì, mi fa proprio piacere che sei venuto nella nostra ciurma, Sunset. No, Sunset penso che è un videogioco. Madonna! Verset, scusami, Sunset Override, è un gioco della Xbox che mi sono ricordato in questo momento di esistere. Ma caspiterola, ma caspiterola, come mai? Come mai se prima per 12 millesimi adesso devo farla 50 volte? Dai, molla. Dai. Oh, stasera sembra che non sono capace di giocare di GT. Ragazzi, però io lo vedo come de magna. Però ragazzi, davvero sono capace di andare con le automobiline, eh. Forse in terza è troppo, vedi? Ci mette troppo a 16, ci metto troppo a salire in terza, devo andare in seconda, Marchito, in seconda. Grandissimo, tu sì che mi piaci un botto, amico mio. Dai, sì, ma seconda, poi... Madonna, ma sto peggiorando invece di migliorare, ma come mai? Allora, se stacco troppo, ok, se stacco un millesimo prima faccio troppo poco, cacchio, ma che macchina è questa qua? È la Nissan GT-R, tra l'altro, la conosco abbastanza bene questa macchina. Allora, se non freni, sta curva ti porta fuori, punto, raga, non ce n'è di balle. Ma che cacchio di pista è, tra l'altro? Lexus Experience Amazing. Che cazzo di pista è sta cosa? Ok, vai, apri adesso. No, niente, sto andando a peggiorare, raga. Dai che ce la famo a sempre peggio. 15, 9, 12, non poteva essere 15 e 812 così non dovevo più farla? No, eh? Nove, undici, ho migliorato un millesimo, l'ho migliorato un millesimo, ma come si fa a calcolare un millesimo?
ma siamo fuori, 15.912, 15.911, ho migliorato un millesimo, yeah, rifamola, vaffanbrodo, un millesimo, sono lì. Mamma mia raga, che roba. Niente, o la vado a migliorare un millesimo o la faccio peggio. Bella proprio, bellissima questa esperienza sul circuito. Dimmi tutto. Sì, infatti, neanche andare a farlo proprio per gioco si può fare un millesimo. Sedici giusto, penso che non l'ha fatto nessuno proprio così. Vediamo di togliere magari un po' di TCS, che magari è lui che mi porta via potenza. Ci starebbe, Lord, sposala così compra tante cose sul canale. Dai, 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 Lord. Io ci sto. Vai a voi. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Mega live di Marco Dranos Games del sabato sera. In primo ho messo, raga. Sì! Sì! Sì, 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 sì! Sì! C'è da festeggiare amici, c'è da festeggiare, festeggiaming, guardiamo la mega prova di Marco Dranos Games fatta un po' anche per fortunella a sto punto. A sto punto anche un, a lui di 6 anni, grande, adesso lo devi pibattere. Grande Jack, grande Loki, no, penso di non farlo, dai, lo facciamo l'ultima volta per Loki, giusto perché me l'ha chiesto lui, ok? Però, di solito quando riprovo a rifare i miei record, non va tanto bene, non finisce mai bene la cosa. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi. Benvenuti, benvenute. Hai visto? Te l'avevo detto io. Non va tanto bene quando ti faccio le cose. Lascia stare che è un giro brutto. Ok, settimo, la cosa mi sta anche molto bene. Poi andiamo a settore 2. Ah, è quella con la S. Non voglio vedere le dimostrazioni, ragazzi, perché mi fanno arrabbiare le dimostrazioni. Le dimostrazioni fanno vedere che è un attimo. Invece io voglio sudarmi la mia esperienza sul circuito. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze, benvenuti sul canale, se volete iscrivervi mi farebbe molto spiacere. Ai caramba, me la son fatta tutta nell'erbetta. Devo ancora capire che pista è questa qua, sinceramente. Oh, va come porta fuori. Mamma mia. Chissà se per fortuna, per botta di fortuna, me la fa. Oh, c'è anche una S improvvisa finale. Grande. Ci ho detto caramba, che sorpresa. Ah, raga, questa pista è tanta roba, eh. Frena. Sì, ma sembra un rottame sta Nissan, ma vai.
Da prima. Vabbè, vabbè, diciamo che un bronzo ci può anche stare. Dai, dai, dai. Forza e coraggio, un bronzo ci sta. Un bel bronzissimus prime. Adesso bisogna capire un attimo come farle qua però, perché... Allora, seconda, terza, terza. Dai, 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 raga. Contate tutti su di me. Qui si fa tipo un destro assista. Qui bisogna buttar giù e stare attenti anche a dar gas, eh. Qui forse, forse l'ho fatta bene, eh. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi. Buona serata insieme a Marco Drums e alla mitica chat. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e partecipate alla chat, così facciamo un altro bronzo. Pensavo molto di più, ragazzi, e poi come dice Marco, bambini bimbi belli, bimbi brutti, bimbi che fanno i brutti. Effettivamente ci sta. Io stasera ho mangiato leggero, quindi sapevo che dovevo correre con il mitico orca Gran Turismo, quindi ho fatto un po' di digiuno. Vai. Non mi sembra fatta male, eh? 46,6. Oh, sempre sempre lì, eh. Un po' alla volta, eh. Un po' alla, eh sì, l'ha mangiato leggero tu, Giulio. Sì, sì, sì. Un po' alla volta. Dai. Nel prato mi ha fatto andare. Infatti. Esatto, esatto. È un dovere proprio. Dai, frena. Sembra un rottame, ragazzi. Ho in mano una macchina a 70.000 euro. Dai. Oh, sempre, sempre poca roba. Sempre, sempre poca roba. Fammi un meno un bro, un argento che cambiamo. Ma è più la pizza alla carbonara. Cacchio. Eh sì, Lord. No, sinceramente... Mi hai fatta vedere, ha una faccia bellissima, ma pizza alla carbonara anche magari no. Eccola qua che l'ho sbagliata. La Giulietta fa la puzzetta. Povero Lord, povero Lord. Per fortuna che la puzza non viaggia via cavo e noi non la sentiamo. Vi piace la canzoncina? Eh sì, beato, beato chi non la sente. Ma perché non frena sto rottame? Qui dovrei frenare filo curva. Non la saprò mai più rifare in tutta la mia vita, eh. La mia tipa è laureata. Bella lì. L'ultima prova, raga, mi sono un po'... Thank you.
Dai, e falla, che così posso aprire. Ma sei fuori, 61 millesimi, ancora bronzo. Ma dai, andiamo, a bella. Nissan, dai, cacchio, ma fa stronza. Ma dai, ma cacchio, Giulia. Ma cos'è sta roba? Sto facendo gli stessi tempi. Perché ho la... tendo sempre a fare gli stessi giri e gli stessi errori, no? Quindi quando sei sempre costante, poi fai sempre gli stessi errori e non ti rendi conto. Anche quella pista là. Oh! L'ultima curva ti fotte. Sì, sì, sì. Allora, visto che ho fatto il record, io me lo godo. Un argento comunque è comunque un argento. E continuiamo perché mi ha un po' frustrato. Sono frustrato da questa Nissan GTR. Gas a martello, bella Jack. Gas a martello, ma qui il martello è più forte del gas. E niente, ci deve essere una curva qui che mi frega. O è questa qui che vado lento, o è questa qui che non riesco a farla veloce. Senti come scivola. O è l'ultima, come dice l'amico Verset, che questa qui che la sbaglio. Esco troppo, vedi? Vedi che esco troppo largo? Però sembra giusto qua. Boh. Non lo so. Vabbè. Godiamoci questo argento e lasciamo stare. L'ultimo pezzo. Ma che pista è? Ma che pista è? Io voglio sapere dove siamo. Nissan, dove siamo? Autopolis. Ah, ok. Quelli giapponesi sono tutte difficili. Che bordello! Vabbè, diciamo che... Ok, grande Drums! Famo il giro perché sinceramente, raga, un disastro sta Autopolis qui, non è di certo. Però facciamo una, massimo due volte tutta la pista, ma ho i miei dubbi, ho veramente dubbi di questa pista stasera, eh. Tra l'altro ho cambiato in quarta un po' troppo prima, già partiamo male. E frena. Bella Davide, guarda che tempozzo che fa il tuo amico Marco Drums Games. E frena, rottame. Ma sembra di avere in mano 500 scassato. Ma io non lo so. Ma è una Nissan Nismo con le gomme da pista o che roba è sto rottame? Cosa dite ragazzi, ci facciamo un Nürburgerino? Nürburgring e Nordschleife? Infatti, sembra più un rottame che una Nissan di quelle belle.
Esatto. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti. Cacchio, stavo facendo fuori tutto. Vabbè, 1.42 me la faccio andare bene, raga, eh. Me la faccio proprio andare bene. No, non guardiamo neanche tutto il giro perché mi fa già... decimo. Grande, Marchito, possiamo fare di meglio, eh. 16.000, vedi come dice Nello, non ci sta. Wicca, ciao, grandissimo. Uè, Wicca, se non sei iscritto, iscriviti al canale, grandissimo. Dai, facciamo un po' di casino. Grandissimo. Allora, ragazzi. Visto che questa prova non è andata proprio benissimo, Wicca, grandissimo, non è andata benissimo, vediamo un attimo di fare la garettina sport giornaliera. I tempi quando si supera gli 80, sì, amici. Oh, qui un bel film a tozzo, hai compra. Ah, grandi raga. Allora, Maggiore, oh, Lago Maggiore. Facciamo gara. Selezioniamo nel garage. La BRZ. Comfort, no, non va bene, non va bene. Ah, ok, scusate ragazzi, sapete, sono già iscritto, scusa Wicca, non mi ricordo mai niente ragazzi, scusate il mio non ricordarmi mai nulla. Oh, ci vogliono le gomme Comfort. Io spero sempre ragazzi che non siete iscritti, così c'ho degli iscritti in più, ma grazie che mi avete già seguito. Ok ragazzi, che macchina... Ah, ok, scusa, non mi ricordo niente, ragazzi. Ma tanto saprà già che io non mi ricordo niente, Giuli, quindi ormai avrà già capito che la mia ha una memoria volatile, tipo Spectrum o Commodore 64, ragazzi, 64 bit. Allora, andiamo con la NSX, dai, andiamo con la NSX Rally. Ah, Wicca, grandissima, grazie di essere passata, grande, figurati se mi ricordavo, grande, ah, grandissima, salutami il maestro, The Maestro, Toradin. Ragazzi, seguite sempre anche il mio amico Toradin, col suo canale, fighissimo, che non mi ricordo più com'è giusto il canale, Toradin. Vabbè, se puoi mettere il link, amica mia, mettilo pure, perché io non mi ricordo come si chiama. Il canale, che era mio amico Thor, so che si chiama Thor. Allora, le Comfort. Ah, le Comfort! Mamma mia, mi fanno correre con le Comfort, ma perché? Perché devo giocare e rompermi le scatole? Ma perché? Comunque, Wicca, io vedo sempre i tuoi video che mangi con le patatine, con le cose fichissime, eh? Lo sai che io ti seguo, no? Mitica. Fosforo! Sarà tutto, ricambia, ma sto giocando con le pupe. Ah, grandissimo Thor! Grandissimo! Allora, Comfort, perché non mi ha messo le Comfort? Sto juke buggato. Allora, ma sei fuori. Salutamelo e perché non mi fa andare? No! Non sono arrivato in tempo, raga. Che sfortuna. Devo aspettare la prossima. Che. Allora, invece questa mi fai mettere. Selezioniamo un GR4. Lo so, mi vengono bene sti video. Sì, fortissimi. Infatti quando li vedo mi fa venire una voglia di mangiare. C'era quella delle patatine che poi non hai più trovato, che hai detto che non le recuperava più il negozio dove andavi, che sono rimasto lì, insomma. E poi sei più riuscito a recuperarle o ancora ti mancano quelle patatine lì buonissime? Ragazzi, scusate, ma le patatine erano top, ci sta. E andrei con questa qua. Me la fa fare. Sì, infatti, Giulio.
Qualifica tempo, 7 minuti, abbiamo 7 minuti, eh? Allora, iniziamo. Oh, c'è anche Loki, eh? C'è anche Loki, eh? Sta correndo anche lui? No! Cacchio! Ah, ma sto correndo io, raga! Bellissima sta cosa, non mi sono accorto che ero io. ASMR, quelle cose che fanno e quella roba lì. Credo che questa macchina faccia abbastanza cagare, ma devo vedere che gomme c'ho su, eh. Eh sì, è divertente. Allora, vediamo un attimo. Allora, sono con una macchina un po' tarellina, raga, quindi... Eh no, quelli volgari ne danno fastidio a tutti, hai ragione, Vic. Anche ste ragazze che si spogliano per fare 4 follower in più non hanno alcun senso. Secondo i miei standard ormai di anziano. Se la gente ti deve seguire, ti deve seguire perché gli piace, si diverte e dai una forma di intrattenimento che poi piace o no, è un altro discorso. Ma non con le stupidaggini. Come il mio amico Thor, che lui fa veramente delle live fichissime. E non riusciamo mai a giocare insieme, io e l'amico Thor non riusciamo mai a giocare insieme. E beh, certo, Giulio, se no non ha... I rumori come quelli che faccio io. Oh, sono andato fuori, raga. Incredibile, ho fatto la stupidata di fare il rumore scemo e mi ha punito il gioco. Il gioco mi ha detto smettila di fare queste cose che stai correndo a 354 all'ora con una macchina che non tiene nulla. Vedi? Vedi, Giuli? Oh, no, no, squalificato, no, oh. Non devo fare stupidate qua, poi è all'online. Dopo ti canto la canzoncina digestiva, Lord. Ah beh, è vero. Deve fare anche lui le 12 ore? Oh madonna. Io non la farò mai più. Jack dice ah. Sì, sono quei rumorini che non sono come... Che poi quella tipa lì che ha preso... Madonna, fai milioni di dollari a settimana. È una cosa veramente vergognosa sto mondo. Scienziati, gente che studia le malattie, ci fa andare su altri pianeti e fa cose incredibili che sono a salario minimo. Poi una lecca i microfoni e si fa milioni di dollari a settimana. Io penso che veramente... c'è un qualcosa, beh, non posso fare i nomi, ma penso che la sai chi è, insomma, è una che inizia con A. Io non faccio pubblicità a nessuna di questa gente qua. Io che faremo a Sardegna con la Tomahawk? Io che farmo a Sardegna con la Tomahawk? Grande! Sì, sì, no, ma infatti, mica, no. Beh, lui non sta parlando di te, sta parlando a... in generale, perché insomma si vede di tutti i colori, mica si vede di quelle storie. Sì, e dovrebbe essere quella lì. Ti avevo detto di non fare il nome, mica.
non faccio pubblicità. Adesso tutti i miei follower si sposteranno sul canale di quella lì. Non andate a vederla, è brutta, fa cose zozze. Marco Drums invece ci faccio ridere. Mi sa che Loki qui ha fatto un tempone. Loki, t'ho visto prima nella lista di questa gara qua, ti ho visto Loki, io ti ho visto, ti vedo tutti ragazzi. Ah ok, perfetto. Ah, tu l'hai fatto con la Subaru, ah, porca merces. Sì, infatti si era capito perché parlavi in generale, non... La Wicca è fortissima. Poi mi ha fatto scoprire che non sapevo neanche che esistessero nel mondo, quindi grandissima. Solo che sono rimasto lì perché ce n'era un pacco che non ha chiuso il negozio, poi non ho capito, non le importa più. Esatto, seguite Wicca su TikTok. Ma sei così proprio Wicca? Come ti chiami Wicca su TikTok? Proprio così Wicca? Perché io ti seguo ma... Esatto. Ah ok, Wicca ragazzi, seguitela su TikTok. E poi tra l'altro, già che ci siete, guardate anche i miei video, che anche i miei video di TikTok sono fichissimi. Quindi facciamo due cose in una. Non li sto facendo tanto ragazzi, perché guardate che continuare a far live e video e roba del genere mi sta portando via tutto il tempo. Poi tra l'altro oggi oggi adesso che sta venendo il bel tempo, che poi vado anche al parco con i miei figli, andiamo al parco, al lago, insomma in piscina, quindi le live del pomeriggio possono anche magari non essere più frequenti adesso, Ma qui la devo fare in terza, Marco, non ho capito perché scalo sempre in seconda. Mi sembra di essere con una macchina, un rottame. Tra virgolette, chi è questo qua? Allora, 5 secondi mi toglie il giro, Quindi anche se era buono, ecco. Questo lo sapevo che era il giro migliore della mia vita. Vediamo chi c'è dentro. Milioni per rottami, vero. Non vedo l'amico Loki però qui, Riscaldamento di 14 secondi. Uè, Anderson, André! Sei rientrato adesso dal lavoro, cacchio amico mio! Grande, sei venuto subito al canale di Marco Trans, grande, grazie amico mio, grandissimo, André! No, su TikTok no, sono Marianna Baldo. E allora, Giuli, cosa dici? TikTok è Marianna Baldo. Oh, seguitela ragazzi, Marianna Baldo. È la mitica moglie di Thoradin, quindi è mitica. Ciao Andrea, grandissimo. Allora, ho provato a fare una prova sul circuito, è andata abbastanza male. E ho provato a fare la patente, l'ultima, è andata malissimo. Quindi mi sono buttato un po' sulle gare online. Ma non credo che vadano meglio. Giuli, tu sei la moderatrice migliore del mondo, non puoi sbagliare, mica mia. Ma come? Sì, Andre, un disastro. È bella quella lì, diversa. C'è anche una mia, Giulia, falli vedere la mia, con la faccia che è bellissima. Una Valchiria tosta, Viccagnotta. Sì, assolutamente. Allora, io l'ho fatta con la Nissan, però Lord, buttati sul Nürburgring, Marco, vedrai che soddisfazione. Lo proviamo a fare. Anzi, sai cosa ti dico, Andrea? Visto che sei qua tu, la gara dopo vado a farla al Nürburgring. La faccio anch'io, dai. No, Giuli, quell'altra, con la mia faccia. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti, buon sabato sera a tutti e a tutte. Thoradin! Non ci credo, è lui? È entrato Thor? È entrato il mio amico Thor? Eccola lì, quella, Giuli. Ditemi o non ditemi che è entrato il mio amico Thor. Sono online, ragazzi.
non posso sbagliare, non posso andare addosso agli altri, non posso assolutamente fallire nella missione di arrivare primo, anche se sono decimo. Grande Torari! Ecco, prima non l'avevo mai fatta sta roba, sta macchina, non posso dire parolacce, BM, di mandarino, sta macchina di mandarino, quelli due si stanno sportellando, può essere che, ciao Thor, può essere che mi va di culo e che escono, e che si sportellano e escono, così io passo e me li seguo tutti e due. Ecco, tra i due litiganti Marco Drums ci gode, un botto, anche se secondo me viaggiano. Guarda che non ha toccato nessuno. Guardali. Aia, aia. Questo qua davanti è losco, eh. È un losco figuro. Va. Si incartella da solo poi. Ah. E Marco Drums passa. Ne passa due. Oh, che botta. Oh, che botta. Sì, Andrea. Hai visto questo qua? Che mi ha dato un sacco di botte? Oh, guardalo, c'ha la Porsche che va di più. Tanto c'è 5 secondi. Cosa corri che c'è 5 secondi? Eh sì. Vabbè, ti do una cartellata. Così vai. Ecco. E vedrete che adesso vuole buttarmi fuori. Vedrete che adesso mi butta fuori. Perché online sono così. Cazzarola, non mi ha tenuto la macchina. No, Marco. Cazzarola. Scusate il cazzarola, Porca loca. Tutta la fatica di stargli davanti a quello lì. E poi mi sono perso in un destra e sinistra ridicolo. Ma è una macchina ridicola. Ma che macchina ho preso? Ma dai, ma ancora la Nissan. Ma porca miseria. Adesso guardate il drago che sputa le fiamme. Adesso il drago sputa, raga. Ma come va lunga? Ma dai, ma c'è il consumo gomme. Ma non ci credo. Pessima macchina Nissan GT. Dai, ma sono ultimo. Ma non ci credo. Frena, rottame. Ah. Andrea, ti ho detto che era una pessima giornata. Guarda che non tiene. Non sta neanche dentro. Quello lì lo posso prendere tranquillo. Incredibile, ragazzi. Incredibile. Praticamente ho fatto un dritto su questa curva qui che viene dopo destra e sinistra e ho perso tutto. Ma non tiene la macchina. Ma dovrebbe avere gomme anche da corsa, ma cacchio, dai, non va niente, guarda. Sono più scarso di tutti, ma anche in velocità non li prendo. Qui non va. Chi non vede la chat, Lord? Ascoltami, amico mio. Allora, dobbiamo risolvere un problema, perché io ho la Qashqai. E ho appena fatto una cosa in garanzia. Amico mio, la Nissan è top. Ma questa Nissan GTR che mi hanno dato oggi c'ha qualche problema. Guarda come va. Guarda come va. Niente, dai, è andata. Non so neanche perché sto qua a correre. Non frena più. Ah no, mi passa anche quello dietro. Devo bere, sì, ma qua non c'è nessuno, Giulio, ma no. Ho lasciato tutti da solo. Guarda, dai.
Ma sei fuori, ma dai, mi ha messo anche in seconda. E il nostro marchio, sta macchina qua non va una sega, non va. Porca miseria. Una damigiana d'acqua. Chi ha riscattato? Oh, quanta gente riscatta. Oh raga, sono in gara, online, non si può fermare. Stavi in quarta all'ultima curva. E forse per quello, Potrebbe anche essere, ragazzi. Stavi in quarta all'ultima curva, mi hai fatto ridere. Consiglio di riempire la vasca da bagno. Guarda, c'è un caldo che lo farei davvero, sinceramente. Non so da voi, ragazzi, ma qua si muore. Già è buona che non arrivo ultimo, raga. Che gli do un po' paga quello dietro, ma la vedo veramente triste e lunga sta gara. Ah, ok, no, no, qua si muore. Vabbè, anche penultimo non è male come posizione, direi. Si uccide l'umidità, anche un po' qui è l'umidità, Caspita, no, non riesco a beccarli, Sì, Andrea, certo che ce l'ho io, l'ho già comprato, devo solo scaricarlo. Sì, c'è anche Sharder e penso che arrivino anche altri, Dovrebbe venire anche Kevin, che dovrebbe comprarlo, non so se subito il day one o aspetta un paio di mesetti, però assolutamente sì. Oh, prima bagno nella piscina di casa, anch'io prima quando ero nell'altra mia casa c'avevo la piscina quella grossa, 6 metri per 4 per 2 per 1,40, boh, una roba del genere, non mi ricordo più, e andavo sempre dentro in piscina, era bello, qua non c'ho il posto di metterla, quindi no. Andiamo alla piscina comunale, che comunque figa lo stesso. Però ultimamente sia i miei figli con la scuola e mia moglie non è che c'hanno tanta voglia di fare le cose. Mia moglie stasera è andata fuori con le sue amiche a bere. Tanto parcumincia. E mi ha lasciato, mi ha abbandonato qui. Però ho visto che mi ha abbandonato anche l'amico Sharder, quindi. Povero Drums che rimane sempre da solo. Per fortuna ci siete voi. Oh, amici, ciao a tutti ragazzi! Ah, mare, allora cazzo c'è lì, è bello, un paesino di mare, ti butti sempre dentro il mare, ce l'hai sempre lì. Io per andare al mare, ragazzi, devo farmi 4 ore per andare a Rimini, o 5 anche. 2 ore passa per andare a Gallipoli, figata, ho un amico di Gallipoli. Il tuo amante, e chi è? Se tu sai cose che io non so, Lord, sei fottuto, Comunque sono arrivato penultimo, grande Drums, sì, Sharder, sì, ammazza, a quanto in Sardegna, a quanti chilometri, a quante ore, penso che saranno 15? Io sto, raga, a Varese, quindi sono a 20 minuti dalla Svizzera, 20 minuti da Milano, 20 minuti da... no, tutto 20 minuti. Fiera Milano 40 minuti, quindi infatti ci vediamo... Ho bevuto, raga! Allora, c'è un pettine anche? Vabbè, se non c'è un pettine io lo faccio lo stesso, ragazzi. Bisogna sempre essere pettinati, amici miei. Pettino verde, Marco Drums, col tipo che applaude, ma Marco Drums non è poi tanto, tanto felice, e invece gli fa il dito, gli fa, te cazzo, fa culo, cazzo applaudi, 11° su 12.
Ho bevuto un botto, Io non ho problemi per pettinarmi. Grande Lord. Ti voglio vedere su Nürburgring. Dai, 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 dai. Ci sto, Andrea. Mi sono un po' rotto le scatole dell'online. Anche perché l'inizio era bella, era una bella gara. Dopo non è andata bene, quindi non era più bella. Basta con questi video. Allora, volevo solo farvi vedere una cosa prima di andare al Nürburgring e fare le prove sul circuito. Allora, 349.000, sì, Nürburgring, sì, patente S di sportività A, raga, 200, 330 milioni in macchine, 8 milioni in messa a punto, 1.200. 126, no, 120, 122.692 km, raga, 51.000 litri di carburante. Se fate il conto a 2 euro, sono 100.000 euro spesi in carburante. Direi che non è niente male. Gare pulite 3, gare 8. Sport, ho solo fatto solo 8 gare, devo fare 50. Ma quando mi passa? Ma perché non me l'ha contata questa qui? Boh, devo capire un po', raga, perché non me l'ha contata. Andiamo subito al circuitino che dice Andrea, perché ragazzi, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Iscrivetevi al mio canale, amici miei. Allora, Europa, Nürburgring, no, esperienza. Allora, ce ne sono due. Famo subito, togliamoci il dente malato, come si dice, non so dove, però. Allora, Nürburgring la conosco bene, la macchina la conosco bene, abbastanza bene, insomma, non proprio nella mia corda, però sì, anche la macchina non è proprio che aiuta, eh. Ci proviamo, amico. Perché stasera non è proprio la serata da record, eh? Ti devo dire la verità. Sei su PC o console? Sono su PS5. Ah, proprio una merda che non sono neanche rientrato dentro nel bronzo. PS5, amico mio. Poi ho anche Xbox Series X. Quindi c'ho la generazione, ma su console. Adesso devo comprare un PC gaming per poter streamare e fare le cose con Streamlabs, ma vedrò un attimo perché sinceramente mi rodo il culo, scusate la parola, ma aver speso 500 euro per fare tutto quello che sto facendo adesso e per poter invece streamare un video che arriva dalla scheda video e una webcam, spendere 2000 euro mi rode un po'. Dici? Metto l'indicazione di frenata? Madonna, ma che brutta proprio! Oh, proprio uno schifio! Allora, impostazioni, vediamo un attimo. Impostazione aiuti, l'indicatore di frenata. Allora, Marco Dram, eh sì, ancora i pezzi per i PC sono alti. Sì, assurdo. Poi io qui dovrei prendere, perché sono in sala, dovrei prendere un portatile, no? Un portatile ho già visto, minimo un qualcosa con una 3070, si va su 2002-2004. Sinceramente, ti dico la verità, mi rode, mi rode. Anche TCS meglio. Senza, no, 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 no. Senza no. Te lo metto uno, Andrea. Ma senza è tanta roba per me il TCS, eh? Il TCS all'uno ci sta, dai, all'uno ci sta il TCS. Ciao Ica!
Ciao grandissima! Sì, ma qua scrive che non c'è da frenare, ma bisogna frenare, Andrea. Cioè, come si fa a fare quelle curve lì a pieno? Oh, dai, almeno sono entrato nel bronzo. Già è un qualcosa che... Ciao, Wicca, grazie di essere passata, grazie mille, gentilissima, eh. Ciao, Mitica, ciao, Mitica, ciao, Mitica. Buenas noches. Porca! Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi! Sto facendo prova sul circuito un po' impegnativa, come sabato sera. 41 e 4, vabbè. Ciao Wicca, grandissima, ciao, stavi bene, saluta Thor, salutami i tuoi bimbi, tue bimbe. Bimbe mi sembra di ricordare che hai due figlie. Ci vediamo, quando c'è un attimo di tempo passa da noi che sai che ci divertiamo insieme. Ciao amici e amiche. In terza? Ok. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti, benvenute. Oh, allora, Marco entra sempre in terza. Sempre in terza. Questa macchina va facilmente in sottosterzo. Ok, quindi in terza mi dici, è grande. Proviamoci, dai, comunque sto migliorando un po' la volta. Diciamo che ci metterò due sere solo per fare il primo pezzo del Nürburgring, ragazzi, mi sta già vedendo anche i... Allora, dai, Andrea, aiutami. Aiutatemi, amici. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, grandissimi e grandissime. No, mamma mia ragazzi, che macchina, che difficoltà questa qua, la M3 Endurance è una delle mie che non è proprio il top, eh. Quella l'ho sbagliata, eh. Dai! Madonna, ma che tempi! Ma che tempi! Ma come mai, Andrea? Tanta roba, eh! Cacchio! Ma io la faccio, eh. Dopo se vuoi ti prendo una macchina che tiene la strada di brutto, la faccio in un secondo. Ma questa è terribile, 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 terribilissimus prime. Cioè, ma come fa ad andare così forte? Allora, la prima sicuramente lo sbaglio. Troppo tempo.
prima l'ha sempre fatta, adesso non l'ha fatta. Va bene, va bene, va bene, stai calmo Google che è entrato dentro. No, ma dai, ma Google, ma smettila. Aspetta, Andrea, è entrato Google che mi fa vedere le cose in TV. È entrato Google, Giulia. Vai, vai. Ehi, Google. Adesso vi entra tutti, ragazzi. Abbassa di uno. Ecco che è entrato Google, porca miseria. Devo toglierlo dalla TV, ragazzi. Non mi ricordo mai di toglierlo. Ah. Sì, quando dico così, entra e mi fa vedere le cose, no? Dai, sempre Sardegna, bravo, bravo, bravo Loki. Io non riesco a fare questa qua, Loki. Allora, l'ultima volta, poi continuiamo con quella dopo, perché ragazzi non si può fare 50 volte la stessa roba, è incredibile. Ho delle limitazioni. Dai, ma dai, ma come mai sta prima curva? Andrea, cosa sbaglio in questa curva? Freno troppo? Devo stare in terza anche qui? Certo, certo. Dopo andiamo a vederlo, amico mio Loki. E a volte si fa così, Giulia. A volte fa così. Non so. No, stai andando bene. Però la seconda curva devi arrivarci a tavoletta. Orca, serio? Tanta roba, amico mio. E non lo so, ogni tanto degenera il video, ragazzi. Non riesco a capire come mai. Sinceramente. Qui non c'è neanche gente a casa, c'è solo Leonardo, quindi... Cacchio, mi sa che sono andato in quinta per un sacco di tempo. Può essere? Ah. Sì, abbiamo la fibra questa, misto doppino, il paese di fianco a noi c'ha 800 giga di down e 900 di up, dove sono io ci abbiamo malapena 70 mutanta e una quarantina, lascia stare, va. In sesta? Qui? Ma guarda! Non mi sta in pista, Andre! Non mi sta in pista! Ah, come da... esatto, fibra misto rame, esatto, esatto! Porca miseria, iniziamo bene! Bellissima! Iniziamo bene, ragazzi! Sportelliamo subito il guardrail, così la finiamo lì, con sta tortura! Lo so, Andrea, lo so, lo so, lo so! Tu stai già facendo miracoli! Questa pista la faccio sempre, Andrea, la faccio sempre sta pista, non è che è delle mie corde, ma con questa macchina e come la vuole lui senza neanche uscire fuori un pelino è dura. Dai, ho frenato un po', almeno la finiamo. Poi le BMW non è che mi sono mai piaciute
tantissimo, eh. Sognato il mio fan. Oh, che bello. Oh, vedi Giulia? Bella, bella lì. Bella lì, bella lì, mica mia. Vabbè, vediamoci il video replay che mi rilasso un attimo. Anche se è veramente bronzo, non sarebbe neanche da vedere il replay, perché è proprio il minimo, il base. Come a scuola il 6. Bene Giulia, vedi che tutto migliora, te l'ho sempre detto, io vedi che c'ho ragione. Sempre ragione, sempre ragione. Michael James c'ha sempre ragione. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi, Mega Live Gran Turismo 7. Sempre in live Marco Drams, e domani facciamo invece Formula 1 nell'Azerbaigian, ok? Il numero di giri che fanno loro, devo andare anche a vedere quanti giri sono. Lo giochiamo col Formula 1 2021 e poi arriverà anche il Formula 1 2022 a fine mese, ragazzi, e quindi vi aspetto per il Formula 1 2020 SDOES, penso al 28, penso, eh. Allora me li faccio un po' così, Andrea, tanto perché sennò poi diventa noioso. Dopo, questa qui è una di quelle cose che facciamo in live insieme, amico mio, eh. Ogni tanto entriamo insieme e ci facciamo il Nürburgerino in circuito, esperienze sul circuito. Ok? Esatto, bravissimo. Perché io devo comprare la frigorifero stasera, la Chaparazzi. Oh, beh, questa potrei rifarla, eh. Perché se anche qualcuno la faccio oro, non è che proprio mi fa schifo, sinceramente, ti dico la verità. La Catarat, come dice l'amico Lord. Andiamo a comprare la Chiapparati. Oh, grazie Andrea, anche per me è un piacere avervi dentro, ragazzi. Siete tutti amici miei, eh? È bellissima la nostra chat, che ridiamo, scherziamo, chiacchieriamo, scriviamo, facciamo le cose insieme, eh? Ciao amici, grandissimi, iscrivetevi al canale, dai che andiamo a 571 stasera, dai raga. 571 iscritti, amici miei, dai che ce la facciamo. Vi faccio vedere il replay, anche se è un replay un po' da bronzo. Non posso mettere i miei occhialini, ragazzi, perché normalmente quando faccio un oro io metto gli occhialini, questi qua, guarda. Studiare il tracciato su YouTube, cacchio! Davvero, Andrea? Scusate, ma lo sai a memoria. Allora, potrei vedere anche la dimostrazione, ma ve la faccio vedere, ragazzi, perché mi fa arrabbiare, ok? Guarda, a manetta, non sbaglio, non schioda. Non fischiano le gomme. Appena un tocchettino, lui tocca appena. Va. Non sbanda, non va in controsterzo, non va sottosterzo. Non va in nulla la macchina con questo qui. Fa un po' girare le scatole, eh. Amore. Più pulito possibile? Dai, proviamo ragazzi. Io sono molto un pilota più rude del PC, eh. Quindi, cosa vuol dire? È quello che porta via un po'? Oh, 28 e 8. Oh. No! Ragazzi, 28 e 8! 28 e 8! 28 e 8! Incredibile! 28 e 8, ragazzi. Né un millesimo in su, né uno in giù. Un bicchiere. 28 e 8. Con del limone, mo. Grazie, tesoro. Sta ultima curva vai troppo lento. Proviamo, Kevin. Però hai visto che roba, 28 e 8, raga. 28 e 8, scriviamolo. 28 e 8. Dove cazzo stavo scrivendo?
chissà dove l'ho scritto, 28 e 8 28 e 8 raga. Ah sì, no beh, ma è cannata anche lì Kevin, ma sembra tutto perfetto quando si fanno. Vediamo un attimo, un secondino ancora, va. 28 e 8 non è male raga, eh? Qui ho sbagliato raga, qui la sbaglio, sbaglio quella, 28 e 5, 28 e 5 raga, 28 e 5 raga, 28 e 5 raga, raghi, dai 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 dai, forza, forza che sono io che devo correre raga, forza drums. Ah, che ho voluto fare lo sborone. Maurizio! Amico mio! Ah, ciao ragazzi, salutate tutti Maurizio, il mitico e grandissimo amico mio e il papozzo del mitico Morris. Morris, dobbiamo fare una sera Maurizio, quando c'è, che è a disposizione, che ha una sera libera, che facciamo qualcosa insieme, amico mio, perché è già tanto che non gioco con l'amico Morris. Grande Loki! Vai, vai, apri, apri rottame. Ma perché? Ma dobbiamo giocare tutto insieme. Certo, 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 certo. Comunque dobbiamo giocare tutto insieme, Maurizio. Certo. Sì, ragazzi, dai. Marco Drums ce la può fare. Col vostro supporto, ragazzi. Fate donazioni, abbonamenti, comprate cappelline, magliette. Vai! No, ma perché è andato così alla fine? Ma perché? Stusce Muniz! Che macchina è questa qua? La BMW, guarda chat, ha regalato una... No, davvero, Giulia, grazie amica mia, sì, un bel abbonamento, sì, era perfetta Andrea, ma mi sono distratto dalla Giulia che ha fatto l'abbonamento, grazie ragazzi, grazie che mi supportate, grazie che supportate il canale di Marco Drums, grazie, grazie mille ragazzi, bisogna comprare il Fanatec, il volante, il computer, ho bisogno di voi amici miei. Grazie Giulia, sei un'amica incredibile Giulia, grazie, grazie a te a Lord e grazie anche all'amico Verset che mi ha fatto un bel abbonamento. Secondo me questa non era come quella là, quella là era perfetta Andrea. Sì, sì, avete visto ragazzi che se mi fate gli abbonamenti arrivo oro, sì. Sistema OBS, amico mio! Lo so! Come faccio? Oh! Con un bel cocktail! E cos'è c'entra? Ma c'entro altra roba? Ti ha fatto un abbonamento al mio canale, Verset! Ah, ok, ok. Ah, perché è nero quello lì? No, è rosso. Ah ok, no, l'avevo visto. Grazie Verset. Praticamente la Giulia ha fatto a nome tuo un abbonamento al mio canale. Aveva regalato un abbonamento. Grazie Giulia, grazie Lord e grazie Verset. Grandissimi, vedete che se mi fate gli abbonamenti ce la faccio. Andrea, Andrea, Andrea. Hai visto Andrea? Occhi, ce l'abbiamo fatta. Kevin. Oh, che soddisfazione. Che soddisfazione. Sarà perché ti... No, non si può dire. Loki scade 35 giorni, amico mio. Na 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 na.
amico mio, tra 5 giorni ti devo ammazzare, Loki. Eh sì, Giulia, l'hai già vista sta cosa? Si aprono gli occhi, i miei occhi sono come fari abbaglianti e tu mi stai davanti. Ragazzi, ho sentito questa canzone su TikTok e mi ha praticamente scemunito il cervello, come quando tutte le volte entra l'uomo ragno. Quando entra l'uomo ragno, il nostro grande amico, mi viene in mente la canzoncina, quindi... Ciao amici e amiche! Ah, lì ho sbagliato? A tavoletta? Davvero? Davvero qui è tutta tavoletta? Aia, questa sta dicendo tante cavolate. E certo, sono felice. Eh sì, quando entra l'uomo tigre, Loki, tutte le volte il mio cervello va sulla canzoncina, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Beh sì, queste qui per forza, perché anche questa è impossibile. Cacchio, è tosta sta qui, eh. Oggi hanno fatto 24 di gara su Le Mans. Ah, oggi era la 24 ore di Le Mans? Ha vinto la Toyota? Che tu sappia? Ah no, cioè oggi la stanno ancora facendo. Avevo visto la griglia di partenza, c'era la Ferrari, la Toyota, nelle varie serie. Cacchio, qui l'ho sbagliata. Eh sì, scusami Kevin, 24 ore, sì, finirà domani sera. Dai, riproviamo ragazzi, riproviamo. Riproviamo Andrea, riproviamo Kevin, riproviamo... Giulie, Soul, tante macchinine, grandi raga, non ricordarmi Giulia che non c'è Carla, non ricordarmi la foto di io e mia moglie, che poi mi vengo triste, sono allegro adesso, non c'è qui con me, se no era qua a correre. Mamma mia, hai visto che bello Verset? Sono io col faccione. Ci sono anche i Miticoin, eh? E Giulia, spiega all'amico Verset dei Miticoin, così quando entra dentro le nostre live può spendere i soldini dei... hai visto grande Andrea, qui ho cannato adesso, eh? Guarda che roba. No, in terza no. Lo faccio in terza anche qui, vero? O è troppo bassa? Ma perché faccio in prima? No! No! Ah, seconda? Ok, no, secondo me allora devo andare in seconda perché non me la sento in terza.
Mentre prima ero proprio convinto dell'oro, ragazzi, invece stavolta l'oro mi sembra un miraggio. Ma perché scalo qua? Perché butto giù? Perché scalo? Devo solo frenare un pelino. Mi tiro fuori dei secondi buoni per niente. E no, dovevo frenare un po'. Per riscattare le varie cose, devo fare i sondaggi e i pronostici. Esatto, brava Giulia. Beh sì, dosiamo un po' l'acceleratore, ma cacchio non sul cordolo. Andrea, che cazzo, non sul cordolo. Cioè non riesco a fare la base, l'ho fatta 50 volte, l'ho fatta sta cosa. Qui oltre la quarta non riesco ad andare perché mi porta fuori. Oh, andare giù a oro qua, raga! Grande Verset, grandissimo! Il bacio di Marco Drums, 12.000 Mythicoin! Capirai Verset quando i Mythicoin varranno di più dei Bitcoin, perché sarà sicuramente la moneta del futuro, i Mythicoin. L'ha inventato mio figlio, perché io dico sempre mitico e mitica, e allora ha detto, papà, perché non inventiamo i Mythicoin, le monete, i coin, i Mythicoin? È stata un'idea di Leonardo, mio figlio, bravissimo tra l'altro. Ah, così dici, eh? Certo, Loki, ricordamelo, non andare via. Sì, Vittorio è il primo e Leonardo è il secondo. E il papozzo, io, Marco Drums Gaming, si chiamo Marco Zanesi. Grande Marco Zanesi su Facebook. Esatto, si può andare a comprare anche il pane. Andate coi Mythicoin e vedete cosa succede. Anni, grande! Il kebab con i Mythicoin, grande, si può anche comprare quello. Un kebab, quanti Mythicoin sono? E il tipo ti guarda e dice, sì, ascolta, la porta è quella lì. Grande Loki! Oh, cacchio! Signora, però non può dare il pane, lo compro con i Mythicoin. Esatto, bisogna provare a vedere la reazione della gente, ragazzi, firmarla e metterla su TikTok. Lo volevo fare io, volevo farlo io questa cosa qua. Allora, un Mythicoin vale 100 milioni di euro. Aspetta che ho sentito quello che mi ha detto Andrea. Ah,
Guarda, avevo anche stampato i Bitcoin. Guarda, vedi? 15 euro sono un Bitcoin grosso. Quindi se tu vai a prendere il pane, gli dici io ho 14,90 euro, gli dici senta, tenga anche il resto. E lei ti dice che cazzo è sta roba? Sono 15 euro di Bitcoin. Allora, diciamo che abbiamo fatto un bronzo e ce lo facciamo passare, Andrea. Andiamo alla prossima. Dopo vediamo anche il replay, mitico Loki, eh? Tranquillo, tranquillo, lo vediamo. Me lo ricordo. Ti sembra giusto? Certo, che cavolo. È una moneta, eh? Quindi si può pagare il pane con la moneta. Io vedo sempre, non so se lo vedete anche voi ragazzi, gli incidenti, l'universo, gli incidenti quelli che ci sono al Nürburgring di chi corre, perché voi sapete che al Nürburgring potete anche andare a correre con la vostra macchina, come tutte le piste, si paga, ci sono le giornate dove si va dentro, si paga e ti fanno correre con le vostre macchine. E insomma non è stato un bel lavoro, è un bronzo, però vabbè. Niente, ci sono un sacco di incidenti, no? E io vedo sempre quei video lì insieme a Leonardo e fa troppo ridere. Vabbè, mi ho toccato dentro il muretto. Madonna, che roba, oh, sto gioco. Sti commissari di gara non ti danno buona nulla, eh. Adesso andiamo a vederlo, amico mio. Fammi finire questo e andiamo, dai, visto che tu devi andare. Dopo magari ci facciamo una garetta qualcosa e ci vediamo anche noi alla prossima. Sono bello stanchino, raga. Anche se oggi, devo dire la verità, non ho fatto un cazzo. Tendo a fare sempre gli stessi errori, eh. Questa cosa l'ho vista, Andrea. Sempre a fare le stesse curve, sempre alla stessa velocità. Guarda qua, lo sapevo io che la curva finale bisogna frenare. Sì, dai, fallo davvero, Giulia, lo mettiamo su TikTok. Stampi un po' di soldini Bitcoin, no? Perché devono vedere proprio il soldo, capito? Fronte e retro. Così sarebbe figo, ragazzi. Allora, poi voglio farvi vedere, finito questa qui, andiamo anche su lì. Dovevi andare, porca la miseria. L'ho migliorato, dai, facciamo l'ultima, poi andiamo a vedere il video di Loki e faccio un Nürburgring con la macchina da Toyota ibrida, così vi faccio vedere che non è che effettivamente faccio schifo come sulle prove circuito qua, eh. Vi faccio vedere che sì vai Giulia, ma davvero, no, lo voglio fare anch'io, ma poi con Carla conosciamo tutti, bisogna andare in un altro paese, sennò poi che cazzo, è uno scherzo. Se la vuoi fare, volentieri, amica mia. Secondo me, stavolta l'ho fatto meglio. Esatto. Ancora... Madonna! Vito, dopo vengo giù, eh. Madonna, ragazzi, ma pensavo... Pensavo di aver fatto un tempozzo da panico, ma... Pensavo davvero di aver fatto un tempo da panico, raga. Ma invece no. Vediamo adesso. Oh! Dai, la rifacciamo l'ultima volta, ragazzi. Dai, l'ultima volta. Voglio vedere se riesco a fare oro.
questa curva in terza, queste qua, ah, in terza, ok, 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 ci sto. Qui l'ho presa un po' lunga, l'ho presa un po' lunga, Andrea. Non lo so, raga. Un po' lunga anche quella. Cacchio. Aspettate, facciamo l'ultima. L'ho presa un po'... Quando, quando, Giorgio? Domani mattina? Ah, frena un po' prima e lasciala andare in terza. Dai, proviamo, proviamo. Proviamo, grazie del consiglio, Andrea. Dai, proviamo, proviamo. Dopo andiamo a vedere il coso di Loki e proviamo e ti faccio vedere che sono capace di farla. Perfetto, Giulio. Guglielmo del Toro. Dai, l'ultima, l'ultima, ragazzi, scusate. Dai, 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 dai. Domani mattina non ci sono. Cacchio. Beh, puoi sempre vederli dopo, comunque. Esagerato veramente. Puoi sempre comunque andare a vedere i video... dopo. Ah, grande, grande. Che schifo. L'ultima curva, aspetta, hai detto un po' veloce nell'ultima curva e scalare. Ma scalo oltre la terza? Ciao amici, amiche di Twitch, grandissimi, benvenuti Marco Drums Games. Questa è l'ultima dis. Ok. Il problema è che mi va un po' lunga. E se mi va un po' lunga, ci metto un botto. Ci metto un botto. Ci metto un botto. Pop, ci metto un botto. Pop, ci metto un botto. E infatti. Ecco, vedi, senza il TCS a zero io mi ribalto. È vero? Sì, sì, bravo, bravo. E come faccio a ovviare il problema, amico mio? Devo frenare di più? Che bordello ho fatto di seconda e terza. Allora, provo per par condicio a farla di seconda. E... qui avevo cannato, La rifaccio l'ultima volta, ragazzi. No, davvero. Ultima volta, ultima volta. O viene bene o se no rimaniamo con 61 millesimi.
Ma no, se col TCS a zero non ce la faccio io. Non riesco a graduare tanto bene la... E mi giro come un cretino. .337. La facciamo l'ultima? Nessuno? Non lo so la Roby. Poi forse... Eh sì, hai ragione Andrea. Quando ti prende che vuoi, poi se sei lì a pelo e vai e provi e provi e provi e provi. Vabbè, dai, niente, andiamo a vedere il replay di Loki. Comunque è stata bellissima. Vediamo un attimo comunque il replay, perché è bellissimo sto gioco, la fase proprio di replay. hai ragione Giuli. È un po' così. Allora andiamo a vedere le play di Rocky. Rocky, ci sei ancora? Si può sempre far di meglio, eh? $5 milioni, eh? Un po' sì. Anche se mi manca pochissimo per comprare la Chaparat. Adesso facciamo Nürburgring, così compro la Chaparat. Allora. Per Saggi. I Saggi, grande Saggi. E per l'Accademia, allora, dedico questo drift all'Accademia del Marco Drums Games Racing Team. Grande. Grazie amico mio. Aia, basta, ho già scritto. E andiamo a vederlo, raga. Poi ci facciamo Nürburgring con la Toyota e andiamo a chiudere la serata in allegranza, eh? Sì, assolutamente. Ah, mi piace tantissimo quando sgasa così che non si vede nulla. Fortissimo Loki. Ma che roba. Oh, oppa. Sardegna è difficile, raga. Vediamo adesso. Vediamo che adesso voglio vedere un mega drift. Eccolo. Troppo bravo Loki, fai troppo ridere amico mio. Ecco come è battuta. A me fa ridere raga, non so voi, ma tutto sto fumo dalle gomme fa. Poi è bravissimo raga, non sbaglia niente, eh. Guarda che roba Loki. Grande Loki. Loki fa parte del Marco Drums Game Racing Team. È vero, Verset? È bravissimo Loki, eh? Eh sì! È bravissimo Loki. Poi tutte le livree che vedi, Verset, sono tutte fatte dal nostro amico Mark, Sharder Design, Marco si chiama anche lui, e Sharder Design fa tutte le livree per Marco Drums Games Channel e gli amici di Marco Drums. È proprio una nostra caratteristica del mio canale, Twitch, YouTube, e anche proprio della nostra amicizia e corsa.
Ah, tanto tempo fa direi, PS1. E beh, se poi non ti piacciono tanto i giochi di macchine, però sono bellissimi da vedere, sinceramente. Guarda l'occhi, guarda l'occhi. Sì, da vedere. Poi sinceramente, Verset, io adesso non so come lo vedete voi da Twitch, ma sono fatti benissimo. Sembrano davvero di vedere delle gare vere, eh? Sembra davvero delle gare vere, ragazzi. Eccolo qui, fine del giro del mitico Loki. Bravo Loki, grande amico mio, grazie per aver dedicato questa mega, mi piace, l'avevo già messo, mi piace, questo mega giro a Marco Drums Games Channel e al nostro, guarda che roba, bello, grande amico mio, bellissima, che bella questa, anche sta foto. Bella. C'è, e poi tra l'altro, Ver, c'è un sacco di proprio anche di, vedi, le tute, la possibilità di fare le livree, guarda, per dire, questa è la livrea dell'Academy nostra, scusate ragazzi, vi faccio vedere un attimo le livree. Dai, la Giulia, non so se l'hai già fatto, la Giulia e Lord. E poi tutti i ragazzi che ci sono dentro, a Verset, se vuoi, fai scegliere le piste, a mitico Kevin, a chi vuoi, amico mio, sei tu che devi farlo. A Andrea, che mi dà una mano, siete mega sponsorizzato, magari fossero sponsor veri, cosa dici? Sky, che Sky mi fa da sponsor, Andrea. un bel replay ad Andrea, Loki, che mi dà sempre una mano a migliorarmi nelle curve, ci facciamo delle gran belle giocate insieme. Guarda qui, fossero tutte sponsor che mi pagano davvero, Andrea, mamma mia, chi lavorerebbe più? Guarda che roba, guardate che livree, guarda che belle, Verset. Queste sono livree che vedrai solo da Marco Drums Games, ci sono tantissime persone che fanno le livree bellissime, però noi abbiamo Sharder e al suo stile, al suo modo di fare. Allora, Andrea, che pista ti piace? Eh sì. Allora, Andrea, belle davvero, grazie, sì, non sono mie, quindi le fa Sharder Design, è grandissimo Sharder, ha proprio uno stile suo che... Interlagos e Nürburgring. Inchia, no, al Nürburgring magari no. Dai, fai Interlagos. Inchia, 8 minuti di drapata. Povero Loki. Questa è quella di Sharder. Ok, vado. Dai, vai. Il mitico Loki, vado. Dai che se ce la fai a farla mentre faccio un Nürburgring io, la facciamo vedere già stasera. Mitico Loki, se ce la fai. Dai. Dedicato all'amico Andrea, La mia signorina non è come me, io stasera niente zozzerie. Bravo. Dai, vai, fallo Loki, che lo facciamo vedere stasera. Sì, infatti, te l'ho appena detto. Grandissima Loki. Questa è l'altra mia, Marco Drums, ragazzi. E poi ve ne faccio vedere altre due e facciamo il Nürburgring, Così intanto Loki fa tempo a fare la pista e ve la faccio vedere, la dedichiamo a Andrea, che è un grande e mi dà sempre una mano. Grandissimo Andrea, grazie. Grazie del supporto, ragazzi, Per me è tanta roba, Robby. Ah, questa qui è la macchina della Robby. Sì, è bellissima. E le vedrai solo sul nostro canale, Poi tutti gli altri avranno altre livree, anche loro molto belle. Ma queste livree le vedete solo sul canale di Marco Drums Games, perché ci corriamo noi. Questa è la livrea fatta dal mitico Sharder per la nostra amica Robby, che praticamente veniva sempre dentro. Adesso probabilmente sarà... Ma oh, dai, mi piace tantissimo, che gentile, siete troppo bravi, raga. E veniva sempre dentro la nostra amica Robby e adesso sarà un pelino che non viene, probabilmente o sarà in ferie o magari sa ancora gli esami, sapete, c'è gente ancora che adesso c'ha tutti gli esami, scuole presi e non riescono ad entrare perché studiano. E niente, questa qui è bellissima, guardate che roba,
Questa è veramente, veramente bella. Questa qui è la nostra Subaru. No, questa è la Honda NSX. Vai che devo fare la pista, Loki. Fai quella lì che mi faccio la pista e poi devo. Questa è figa, bravissimo. Sì, davvero. Guarda questa particolare, eh. Questa è una Mazda Concept, la macchina. Guarda che roba, azzurra. Fa di quelle livree, veramente anche proprio particolari di colori. Sì, poi guardati questa è quella che amo di più io. È una delle prime che mi ha fatto, era la più semplice, ma veramente con dei colori incredibili che a me piacciono tantissimo. Questo marrone con quella trama, con quel rosso, la Beetle così mi piaceva veramente, veramente tantissimo. Live on Twitch, Marco Drums Games, quadra corse, bellissima. Esatto, sembra anni 80, bravissimo, bravissimo, proprio quello, mi dà quell'impressione. Sopra c'è scritto il tuo nome, assolutamente sì, però da sopra non riesco a farle vedere qua, Giulia. Poi c'è anche la macchina di mia moglie. Sì, un attimo che finisco la live, arrivo. Un po', mezz'oretta. Bragali TV, questa è la macchina di mia moglie, Verset, perché corre anche lei. Ho letto su GD Sport il tempo per avere l'oro e il Rubik aveva 28 secondi sopra. Hanno voluto rendere tutto di più. Ah, tutto più complicato, più difficile, proprio perché si lamentarono che era troppo. Ma che sì. Questa è la macchina di mia moglie, Bragali. Poi c'è questa che è bellissima. Sì, stasera ha giocato anche ieri. Stasera è andata con le sue amiche a bersi qualcosa, così almeno ridono, scherzano. Però lei corre con me. Sì, corre assolutamente. Carla corre con Sharder, corre con tutti noi. Sì. Bragali TV. Questa è bellissima. Questa qui davvero a me piace tantissimo. Ha fatto un lavoro straordinario. Quest'Alfa qui mi piace davvero tanto. Non so, ha un qualcosa che davvero è bellissimo, è bellissimo. E poi vi faccio vedere l'ultima, che dovrebbe essere questa qui di mia moglie, che lei, Bragali TV, guarda che bella questa livrea. Dopo andiamo a vedere un'altra e andiamo a correre. Sì, no, è bravissimo. È perché stasera non c'era, è andato a un compleanno, Charles. Se no di solito è sempre dentro e facciamo le gare online insieme. Poi con anche Andrea, poi c'è anche Loki, facciamo delle belle gare insieme, eh. Squadra corsa, guarda che bello. Bellissima. Poi ti volevo far vedere la tuta. Sì. Ah, è vero, è vero. Sì, è vero. E il casco. Tutti i Marco Drums Games, che potete anche scaricarli se volete, eh. Diciamo che è tutta pubblicità per il canale. E poi basta. Ma ce n'è anche un'altra che ti volevo far vedere. Aspetta, eccola qua, per l'amico Morris, Maurizio, che è entrato prima, Morris Gamer, per suo figlio, e Maurizio. Guarda che bella questa livrea che ha fatto Sharder in onore del nostro Maurizio e del nostro Morris Gamer FPS. Guarda che bella. Anche questa è fantastica, eh. Guarda, Maurizio, Morris Gamer, eh. Cacchio, che roba. Bella anche questa, bella anche questa. Ok, ragazzi, dai, diamo un attimo, vi faccio vedere io una corsa fatta come si deve al Nürburgring, così vi faccio vedere un po', poi vediamo il video di Loki e ce ne andiamo a letto, eh. Perché me lo? Fantastico. Sì, hai ragione, siete fantastici. Io cerco sempre di essere me stesso, ragazzi. Come vedete me. Porca miseria. Ho sbagliato, ho sbagliato. DGM Mori sono i controlli numerici, ragazzi, i torni a controllo numerico, i CNC, o frese o centri di lavoro a CNC, a controllo numerico. La DGM Mori era una ditta che una volta si chiamava Mori Seiki, che adesso non c'è più. Allora, vi faccio vedere un Nordschleife, a minchia, perché sinceramente non sono neanche nella condizione mentale di farmela difficile. Oh, grazie, grazie, grazie Andrea, davvero. Io sono così, mi piace giocare, mi piace fare un po' di bordello, mi piace chiacchierare. Purtroppo sul posto di lavoro devo chiacchierare con una macchina, perché io lavoro con i CNC come vi dicevo prima, e quindi non ho tanta possibilità di fare dei grandi discorsi.
E quindi la sera quando vengo con voi mi piace chiacchierare di brutto. Esatto, grazie Perset, grandissimo. Oh, incredibile! Ragazzi, mi ha fatto girare, sto scemo unito. Ok, va bene, ma non troppo. Ok. Allora, Andrea, fai finta di niente, ma non è stata colpa mia. Mi ha fatto girare sto scemo unito. Adesso li recuperiamo. Guarda qua. Allora, se il gioco mi prende bene, ragazzi, io riesco anche a essere più dinamico. Ecco, ci sono dei giochi che invece questa dinamicità si perde, o perché devo prestare attenzione agli altri amici che ci sono nella chat, oppure perché proprio il gioco è una merda, quindi non è che ci si può fare più di tanto se il gioco perdono. Scusami, dopo ti vengo a fare. Oh, dai, pista libera, ragazzi. Al Nürburgring è veramente difficile per me leggere i vostri messaggi e rispondervi, perché questa pista è veramente tosta, comunque. A parte tutto, ma questa macchina praticamente il CID. esatto. Ce l'ho nel ce l'ho una ventina dentro nello sgabuzzino, nello spogliatoio. Cioè, vedi, però qui a volte si possono sbagliare un po', una curva la prendi un po' lenta, quella dopo riesci a prendere un po' veloce, no Andrea, riesci a star dentro nei tempi, no? Anche totali proprio della pista. Invece la prova circuito che ti fa il pezzettino, lì lo devi far per forza perfetto, perché se non lo fai perfetto, ma quanto freni? Se non lo fai perfetto, non te lo fa fare. Poi questa macchina qui tiene. Qua è in ibrida, ragazzi, la Porsche, io dico sempre Porsche, poi concludo sempre con la Porsche ibrida. Comunque, vabbè, questa Porsche tiene di brutto. Infatti te lo sognavi anche di notte, Andrea. Di notte sognavi il pezzettino. Sì, adesso infatti sto cercando di portare avanti il canale anche Verset con un volante migliore. Questo qui è il G923 della Logitech, è già un volante bellissimo, ha il True Force e il Force Feedback, quindi ti dà le botte quando prendi i cordoli, se c'è le asperità del terreno ti fa così, ti forza se la macchina stai prendendo una curva un po' troppo veloce, questo go che si sente le cose del terreno. Esatto Andrea. E volevo passare a un volante migliore, il Fanatec DD Pro, a parte che non c'è disponibilità, sono tutti finiti, ma a parte quello costa un botto, quindi devo fare un po' di economia, perché ragazzi qua quando arrivano le bollette fanno girare la testa le bollette, altro che... Oh, sbagliata proprio! Ok, grande Loki, scusate, per leggere Loki che ha scritto che ho fatto troppo, non è vero, non l'avevo proprio vista quella curva lì. Come mia moglie la fa benissimo il Nürburgring, raga, proprio è specializzata nel burgerino, che poi se c'è dentro ancora il mio amico Kevin, che lui è tedesco, vive in Germania, che mi ha imparato, bellissimo, mi ha fatto imparare che sì, il Nürburgring si dice Nürburgring e Nordschleife, con la, in teoria lui lo dice con l'accento tedesco, ma io non ce l'ho. Quindi è Nürburgring e Nordschleife. Ok, adesso finita questa gara infierisci. Ragazzi, Nürburgring non riesco a leggere tutti i vostri messaggi. Davvero hamburger è buono, eh sì. Davvero ragazzi, voi dovete capire che normalmente sul Nürburgring o alle Mann mi dà una mano mia moglie Carla, che mi legge i messaggi e mi aiuta, perché qui è veramente tosta andare forte, non sbagliare e leggervi.
Io sono un batterista, quindi vengo da 30 anni di suonare la batteria acustica ed elettronica, quindi sono abituato il mio cervello a fare con ogni arto no, con le mani una cosa, con l'altra mano un'altra, col piede una cosa e l'altro piede un'altra, e cantare, quindi diciamo che sono bello slegato, ma correre, stare attenti, andare forte, leggere la chat e rispondervi, ragazzi, veramente è tosta. Infatti se voi andate a vedere quelli che corrono o altri youtuber, non tutti lo fanno, Io mi sono specializzato in questo, infatti non sono il migliore del mondo, però me la cavo. E l'importante non essere i migliori del mondo, secondo me, perché c'è sempre un bambino coreano che a 6 anni batte tutti, e quindi essere il migliore del mondo a 44 anni è... No, allora col pad va un po' più veloce, ha i tempi di reazione migliori rispetto al volante, però il volante ti immerge nel gioco, ok? Quindi volanti, io sono qui, giro e mi sembra davvero di guidare con quella visuale lì. Poi io uso anche la visuale da dentro, che è questa qua, ti faccio vedere, guarda. Solo che con questa macchina è impossibile. È impossibile la visuale da dentro, guarda che roba, però è bellissimo, praticamente sei in una gara, sei dentro nella gara qua, sì no Andrea, anch'io, però dobbiamo essere sinceri, ti immerge talmente tanto al volante che poi col pad ti sembra un giochino ridicolo. Oh, vediamo cosa è successo. No, scusate, voglio vedere cosa è successo, aspettate, perché qua non è colpa mia, adesso diciamocela tutta, vediamo chi mi ha fatto girare, vediamo, è lui che mi ha fatto girare, vedete ragazzi, sì adesso andiamo a vederlo amico, Loki, è lui, poi c'è la visuale quando finisci della gara da fuori, che ragazzi è fantastica, sembra... A volte vi dico la verità, poi quando sono in live non faccio sempre, ma davvero a volte mi metto, cioè faccio la gara per poi vedere il replay, vi dico la verità proprio, Sì, a volte davvero Elden Ring col volante. che legnata, poverino. Vi faccio vedere un po' dentro, poi andiamo a vedere il replay di Loki. Si potrebbe fare, Io so di gente che ha finito, non mi ricordo più che gioco, con le banane. Quindi... Io non l'ho ancora platinato, però ho fatto un po' di boss. Sono a livello tipo 300. Da dentro, ragazzi, è fantastica sta macchina. Però davvero da giocarci non riesco a vedere i bordi, non si riesce a vedere i bordi pista ed è veramente frustrante a volte. Vedete qua adesso il bordo non si vede, e davvero non so come... Ok che nella realtà ci sono anche le sensazioni, il movimento e c'è tante altre... si attivano altri sensi, no? Quando voi guidate non siete fermi in casa e c'è le immagini che si muovono, quindi avete anche... la reazione al corpo, magari che state andando troppo veloce, che sentite che la macchina non tiene e quindi si hanno altre sensazioni, quindi i loro piloti hanno anche queste cose qui, poi vabbè sono piloti quindi sono in gamba, ma veramente guidare da dentro sta macchina è tosta, io non sinceramente faccio una fatica incredibile a guidarla da dentro, Ok andiamo a vedere il replay del mitico Loki. Ora ho messo da parte un po' di Gran Turismo perché sei Kiro, così per non farmi mancare un po' di tilt. sì. No, andiamo adesso. Ma devi andare, Loki? No, davvero? Vabbè, lo faccio vedere io, dai, lo faccio vedere io al mitico Andrea, così lo guardiamo subito, Se stai ancora un minuto, tanto dura 2 minuti. Se no, comunque ti ringraziamo e ti aspettiamo domani. Ciao!
Ryan, amico mio, sei arrivato a 32 milioni. Simone. Oh, Simone, stop, grazie, grazie, amico mio. Grazie, Simone. Grazie del follower. Grazie, grazie, grazie. Allora, andiamo subito a vedere i replay del mitico. Grazie, grazie Simone, davvero, eh? Allora, ciao Giulia, ciao Ryan, grandissimo Ryan, grandissimo Ryan, grandissimo Ryan, grande Simone. Allora, vediamo il replay del mitico Loki, che fa parte della squadra corse di Marco Drums Games Channel e Sharder Design. Se volete giocare con noi, c'è la livrea, il casco e la tuta del mitico. Uè, Ryan, grandissimo amico. Oh, guardate il mitico replay del mitico Loki in un giro in onore dell'amico Andrea che gli piace Interlagos. È vero, Giulia, grande. Simone Stop, benvenuto nel canale e nella chat e nella famiglia di Marco Drums Games. Siamo tutti amici qua, quindi ci siamo conosciuti su Twitch, ma è come se siamo veramente amici reali. Grande, grande Simone. E volevo dirvi una piccola chicca. Che io a questo circuito ci sono andato a piedi, ci sono andato con mio cognato, mia moglie è brasiliana, Tokyo Drift, no, Drift brasiliano. Questo è Tokyo Drift, è alla giapponese, però in Nubrasil, Nubrasil. E quindi me lo sono girato tutto a piedi, questo circuito è bellissimo dal vivo, ragazzi. Poi c'erano le gare minori quando siamo andati noi, perché io sono andato su ad agosto, sono andato a Copacabana. Oh, beh, io non tanto, Io non è che parlo molto portoghese. E più che altro capisco molto i miei familiari. Ah, non è che parlo molto. Non parlo molto. Anzi, è verdade che parlo molto poco. Mai sbarato, mai sbarato. Spagnolo e inglese per lavoro. Grandi ragazzi, io non parlo un cazzo, io non parlo neanche di italiano, tra un po'. Perché mi invento le parole. Ciao Simone! Grande Simone ha scritto! Grandissimo Simone! Benvenuto, benvenuto! Già in televisione, questo circuito è immenso. Dal vivo è... Allora, Ryan, dal vivo questo circuito è storia ed è fantastico, fantastico. Io ero emozionato, poi anche quando vado in tutte le gare, quando vado anche a Monza, che ce l'ho a 40 minuti da casa mia, l'ho suonato 6 volte a Monza. Ho visto una Formula 1 tanti anni fa, quando ancora spaccavano le orecchie, e ho visto 4-5 gare di superbike e anche gare minori che andavo con mio amico che aveva la BMW e ci invitavano al BMW, sai quelle giornate di BMW, no? Spack Salsic, lei spacca le salsicce. E ti dico la verità, era proprio bello poi sapere che c'è stato Ayrton Senna, tutti i grandi campioni nel circuito, quindi è tanta roba. Ma anche Monza è bellissimo, ragazzi, se non siete mai andati a Monza. Dovevo andare anche al Mugello, ma poi alla fine è saltata tutta perché lì dovevo andare con i miei amici e che la Superbike ti facevano pure passare dal paddock liberamente, spendevi poco, entravi. Allora, Ryan, quando ci andavo io non era proprio così, nel senso 50 euro il biglietto e giravi tutto. Quindi io praticamente mi sono fatto tutto il giro, tutte le tribune, andavi dove vuoi. Poi c'era la Superbike, c'era la Superstock, c'era la gara delle femmine, c'era una gara di donne del campionato femminile, c'erano altre gare così intermedie durante sia il sabato che la domenica. Il biglietto costava 50 euro, andavi dove vuoi, e 50 euro in più se dovevi andare a paddock. Era un supplemento di 50 euro, potevi entrare dentro. È stata una figata perché io l'ho fatta un anno, sono andato nel paddock, abbiamo fatto tutte le foto e tutto. Però era ancora i periodi, ragazzi, che non c'erano i telefonini così fighi, social, Facebook e tutta sta roba, e quindi ce l'ho tutte in le fotografie, ce l'ho tutte in foto e sinceramente non so neanche più dove sono andate a finire. E sono andato anche al Maracanã, sì, bravo, era un biglietto doppio, quando andavo io, poi io parlo di Monza, non parlo degli altri di Superbike. A Monza funzionava così, c'era il biglietto doppio e potevi andare dove volevi. Ed era bellissimo, perché poi giravi dove volevi, quindi c'era una marea di gente che girava. Invece quando vai a Formula 1 o la MotoGP, tu hai il posto, hai la tribuna, quindi non è che ti puoi permettere di andare chissà dove, ecco. Io volevo vedere un attimo, prima di lasciarvi, e comunque sono andato anche al Maracanã e vi dico, ragazzi, che è stata una delle esperienze più belle della mia vita, perché c'era talmente tanta gente, tanto bordello, tante cose incredibili. Sì, esatto, bravissimo Ryan. Che
che è stato veramente incredibile anche Maracanã, anche se io il calcio non lo seguo, pochissimo sinceramente, però quando sono stato con mio cognato è stato veramente fighissimo. Poi vabbè, la spiaggia di Copacabana, il Cristo e Pandasucata, insomma, mi sono girato un bel po' al Brasile, insomma, bellissima terra di mia moglie che è diventata anche terra mia. Allora, e dei miei figli. Allora, un attimino che volevo prendere quel rottame di questa e andare a vedere se c'era la pitonata. Macarana, la storia del calcio sudamericano, bravissimo. Ma poi ti dico che là è una cosa impressionante. A parte proprio che quello che dici tu, che c'è la storia, tu sai, i Pelé, tutti i più grandi sono sempre stati lì, tanta roba, sinceramente. C'è tanta emozione, emozione. Io mi emoziono con queste cose fighissime. Allora, insieme alla bombonera argentina. Bravo, 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 bravo. Dagli l'Oscar è un assegno in bianco. Da dargli l'Oscar è un assegno in bianco. Beh, spero che state parlando di me, che mi volete dare un assegno in bianco, perché io accetto molto volentieri. Vi faccio subito 750 euro per il volante, te lo dico. Cioè, dopo 70 anni passa vivo ancora. Vedi, vedi, vedi. Allora, ragazzi, stiamo cercando la pitonata, la piton, vediamo se c'è la pitonata o la zebrata, come diceva l'amico Verset. Vediamo un attimo, Jeep, se hanno fatto quella pitonata o zebrata. Allora, raga, un secondo che poi vi abbandono. Della nipote. Mario Free Strike. Allora ragazzi, adesso devo andare perché non ho più la Switch è bella. Comunque non c'è il pitonato, non c'è il piton. Vediamo magari di scaricare una livreina un po' carina, carina, carina. Questa com'è, raga? Perché così gialla fa veramente schifo sta macchina. Non mi piace, no, assolutamente no. Assolutamente no. Allora, vediamo questa qua. No. Eh sì, anch'io, anch'io. Stai qui. Mamma, che brutte. Che brutte ragazzi, che brutte macchine. Notte, notte Lord, grazie, grazie di tutto, amico mio, eh. Grazie, grazie e buonanotte, buonanotte. Vediamo questa Advance. Noi scarichiamo la livrea e ci vediamo, eh. Allora ragazzi, io vi vediamo. Dai, questa ci sta. 2005 ci sta anche, non è tanto. Allora, buonanotte Lord, buonanotte a tutti. La livrea non è male. Non c'è quella pitonata e sì, diceva di mettere il pitonato. Vieni Leo, vieni qui. Vieni
pitonato coso o il zebrato, l'amico Verset, ma a domani ragazzi, notte Andrea. Notte Andrea, vi saluto tutti ragazzi con la nostra mega macchina e domani, a domani sera, penso, perché domani pomeriggio andiamo a giocare a Formula 1, vi aspetto tutti alle 2, andiamo a comprare la Chaparat, Chaparral qui, 2 milioni e mezzo la compriamo domani perché c'è anche questa Aston Martin da 5 milioni. Va bene ragazzi, io vi ringrazio, buonanotte a tutti, ci vediamo domani, grazie Giulia Lord per l'abbonamento, grazie a Simone che si è iscritto, grazie anche a Verset che anche lui si è iscritto e grazie mille ragazzi, ci vediamo domani, buonanotte a tutti, buonanotte amici. Buonanotte Verset, buonanotte Ryan, buonanotte a tutti ragazzi, Andrea e Giulio e tutti quelli che ci sono ancora dentro adesso, buonanotte amici miei, Ryan, buonanotte Giulio, buonanotte a tutti, ciao ragazzi, ci vediamo domani, ciao.